Makarona dhe kundëshon makarona njëra nga tjetra. Pastaj do t'i bëjmë provoni disa receta. Po bëj prezentimet, Nicola Demo per 5 stagioni. Prego. Allora, grazie per essere qui oggi con noi. Frendeci e tu me ne sot. Per il marchio 5 stagioni è sempre un piacere avere la possibilità di incontrare direttamente i clienti. Shumë kënaqësi per 5 stagioni të takoj njerëzit direkte. Io per l'azienda rappresento il trade union, quindi diciamo così, la persona a cui i clienti rivolgono, chiedono aiuto e fanno le domande. Un bel PS per shoqërinë, jam teknik i shoqërisë që klientët mund të bëjnë pyetje dhe mund t'i sugjerojmë ricetta. Quindi per me da questo momento in poi ogni vostra domanda è un aiuto che mi date. Per mua nga ky moment, çdo pyetje juaj është një gjithçka që unë mund t'ju ndihmoj ose ju në ndihmoni ne. Allora, questa è un'occasione per noi di essere insieme a LM Commerciale qui per poter raccontare a voi chi siamo, che cosa facciamo e iniziare un lavoro di collaborazione con voi, offrendovi il nostro sapere, le nostre caratteristiche e le nostre qualità. Është kënaqësi per ne që jemi sot këtu dhe bashkëpunimi, jemi këtu për të kuptuar esigenzat e juja dhe për të treguar kush jemi ne si shoqëri dhe nga ky moment mund të bëjmë bashkëpunim njëri me tjetrin. Il marchio 5 stagioni è nato negli anni 70 Marca 5 stagioni che è lindur nel vitit 1970. ed è un'idea di Giorgio Agugiaro, Dhe është një ide Giorgio Agugiaros, che è il titolare del Molino Agugiaro di Padova. që është pronari Molinos Agugiaro në Padova. La storia del Molino inizia nel 1400. Storia e mulit është në vitin 1400. Ma la storia di 5 stagioni inizia alla fine degli anni 70 perché Giorgio Agugiaro aveva capito che il mondo della pizza aveva bisogno di un servizio particolare e di una qualità particolare. Kurse Marco 5 stagioni lindi nel vitin 1970 sepse pronari i 5 stagioni mendoi që pizzieret kishin nevojë për një produkt apo stafat per pizzën. Immaginate che il primo sacco da 25 kg è stato fatto da noi. Ti them një anekdotë me radhë që përpara vitit 1970 thesat e miellit ishin nga 50 dhe 100 kg. Këto kanë qenë të parët, marka 5 stagioni që ka bërë thesat 25 kg. Është i breveti këtyre. Questo vi fa capire un po' la filosofia del marchio. 5 stagioni è a servizio della pizza. 5 stagioni është në servizion e pizzës, bravo. Allora, il Molino è un molino estremamente evoluto a livello tecnologico. Është një mulli shumë i avanzuar teknologjikisht. Però questa tecnologia ha una regola, che è il rispetto del chicco di frumento. Kjo teknologji ka një ide, një mission që të ketë respekt për kokrën e grurit. La potenzialità di produzione del molino è di oltre 6.500 quintali al giorno, ma immaginate che ne produciamo meno di 2.000, perché lavoriamo lentamente il grano. Atë fuqia e mullit ka mund bëj 6.000 jo, 6.000 no. 6.500 6.500 quintal me dhav quintali. në ditë edhe në realitet bëjnë vetëm 2.000, vetëm që ta bëjnë gjën gadal kadal Questo perché macinare lentamente significa no. Non macinare scopo. dolcemente e mantenere sapori e profumi del frumento. Kjo do thotë që duke bluar kadal kadal mban gjitha vetite grurit dhe nuk e ngroh me la, nuk i jep, i heq pjesën më të mirë. Compriamo i migliori grani certificati dalle migliori zone di produzione nel mondo. Blejm kokrat e grurit më të mira në gjithë zonat, no, non in tutto il mondo.
dalle migliori zone nel mondo. Nga zonat më të mira të botës. Quindi compriamo canadese, Canada e Australia, Australia per alte proteine. Per proteine e larta. Medio alte proteine compriamo europeo e molto italiano. Per grurin normal vem në Europë dhe në Itali. In questo momento non abbiamo problemi con i grani russi perché non ne maciniamo. Nuk kemi probleme me grurin rus sepse ne nuk blejm as në Rusi as në Ukrainë. Allora, l'impianto è un impianto dove, vi dicevo, l'obiettivo è quello di dare un prodotto di alta qualità e molto costante. Ideja është të bëjmë një produkt me cilësi të lartë dhe gjithmonë konstante, mos ketë oscillacione. Questo è quello che vorrebbe fare qualunque mulino al mondo. Kjo është ajo që duan bëjnë gjithë mulinet e tjera në botë. Ma se noi ci riusciamo è perché il molino si è sviluppato anno per anno con una tecnologia che ci permette di fare questo risultato. Ne ja dalim sepse tecnologjia jonë ishte pikërisht për këtë arritje, më thënë, se të arritje të bëj cilësinë gjithmonë të lartë, por me të njëjtën gradë, më thënë. Questo è il motivo per cui negli ultimi 25-30 anni siamo riusciti a essere scelti da oltre 100 paesi al mondo. Per questo motivo che jemi gjithmonë standard, jemi zgjedhur nga 100 shtete të botës, më thënë. La pizza è un prodotto molto particolare. Pizza është një produkt shumë particolare. Perché è l'unico prodotto lievitato che si lavora con le mani immediatamente prima di metterlo dentro il forno. Është një produkt që është i vetmi produkt që punohet me dorë para se ta fusësh në furrë. Questo richiede la necessità di avere una farina che ogni giorno si comporta allo stesso modo. Kjo do të thotë që duhet të kesh një miell kaq me standard të lartë dhe stabile sepse çdo ditë je prek me dorë. Quindi nel nostro molino, oltre a un laboratorio analisi con delle macchine che analizzano le farine, abbiamo un laboratorio pizzeria panificio dove tutti i giorni si fanno i test sulle qualità della farina prima che venga mandata ai clienti. A te, përveç laboratori që kanë që analizojnë gjërat me makineri, kanë dhe një laborator me shumë veta që çdo lot me radhë të miellit që del e provojnë fizikisht në laborator. Bëjnë pizzën e provojnë që ose është i mirë e vazhdojnë. Questo è molto importante. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Perché se credete che il doppio V sia l'unica caratteristica di qualità di una farina, io vi posso garantire che molte volte cercando farine di diversi molini con lo stesso W, il risultato è diverso. Qo se mendoni që vetëm doppia V është gjerëndësishme e një mjedit, po të meri disa shëqeri tjera me doppia V një soj si 5 stagioni, nuk duhet po i njëti rezultat. C'è qualche domanda? Keni dhe pytje, dhe tani. Ecco, allora, con il brand 5 stagioni noi produciamo molti diversi tipi di farine, molti diversi tipi di miscele e molti sfarinati tecnici per la lavorazione sul tavolo. Me markën 5 stagioni bëjmë disa lloje tipe miellash, bëjmë disa përzierje të ndryshme, plus dhe bëjmë produkte për të infornuar në furrë. E l'assortimento che LM Commerciale ha per voi, per i clienti, è un assortimento che comprende tutti i prodotti necessari a ottenere infiniti diversi tipi di pizza. L'Emo Commerciale ha un gran prodotto che io mi bono di salue pizza di ndryshme, me brumra di ndryshme. E quindi io quello che vorrei fare adesso è indicarvi cosa è meglio scegliere per fare i diversi tipi di lavorazione della pizza. Un talento ti indicoi disa miele per dito disa tipe pizza se doni të boni. Allora abbiamo una farina tipo 00 pizza napoletana. Kemi miel 00 napoletan. Che è una farina che dà un impasto molto elastico, quindi che cresce molto nel forno.
Që është shumë elastike dhe ngrehet shumë në furrë. È una farina adatta a lavorazioni di impasti che possono essere fatti alla mattina per la sera oppure fino a 2-3 giorni se si utilizza il frigorifero. Si produce che bëhet që mund ta përdorni ta bëni në mëngjes dhe ta përdorni në darkë, pa e futur në frigorifer dhe mund të rrit deri në 3 ditë që se e përdorni në me frigorifer. Mas 3 ditë bëhet buk. Domanda? E dopo 3 giorni fa lo pane? Sì. Dopo 3 giorni si deve essere finita. Ok. La pallina lo prendi direttamente dal frigo e lo fai la pizza o lo tiri prima fuori e dopo... Oggi vedranno che io tiro fuori della pasta dal frigo e la utilizzo. Okay. Perché la pasta è già... lievitata, quindi è già cresciuta. A dovere si può usare anche fredda. E nxjerrim nga frigoriferi, lejm dhe pastaj. Jo direkt nga frigoriferi, e lejm që ecco. Se c'è bisogno di una farina che dà un impasto più forte, qoftë do përdorni një pizzë, një impasto, një brum më të fortë, më radh. Abbiamo la farina doppio zero superiore. Kemi farina doppio zero superiore. Che è una farina che si può utilizzare con in tempi di lievitazione superiori alle 24 ore. Është një që mund bësh lievitacionin, maturacionin e pizzës me më shumë se një ditë. E che con un frigorifero dedicato solo alle palline ti permette di lavorare anche fino a 4 giorni sì. Senza preoccupazione. Qofse keni një frigorifer që mund të rrim në 2 grad, me këte mund të vazhdojnë nga 4 dhe në 5 ditë më. C'è a disposizione di chi cerca una farina particolarmente forte, quindi... Ka dhe mjell që qofse kërkon një mjell shumë të fort. La farina doppio zero Manitoba. C'è questa 00 Manitoba. Che è una farina prodotta con un 100% di grani di forza, americani e anche australiani. C'è sbor me grur australian dhe canadès. No, americani. Americani e australiani. E australiani. Questa è una farina che si può utilizzare per fare impasti a lunghissima lievitazione. Kjo është një mjell që mund bëni një impast me shumë lievitacion të gjatë. È una farina adatta anche a chi fa a una pizzeria dove le temperature sono estremamente alte, molto caldo. Është një mjell që ofse keni pizzeri që është shumë vap mrena. E quindi dove c'è la necessità di avere un impasto che non esplode. Që të kesh një impast që mos shpërthejmë. Questa è la farina adatta. Kjo është një mjell i duhur. Oppure una farina che si può usare aggiunta in percentuale alle altre farine per bilanciare una propria ricetta. Okay. Është dhe mjell që për të bërë mix me mjellet e tjerë për ta forcuar në. Oltre a queste tre farine, përveç këtyre tre mjellave, doppio zero bianche, abbiamo una farina integrale. Kemi edhe një mjell integral. La farina integrale è molto più ricca di fibre. Është më e pasur me fibra. E quindi è una farina adatta a fare impasti con sapori molto più forti. Është një mjell që është dedikuar për të bërë bruma me profumera të larta. Oggi vi farò assaggiare la pizza fatta con una farina integrale. Sot do t'ju bëjmë të provoni një pizzë me mjell integral. Alla vostra destra vedete una farina doppio zero, alla vostra sinistra una farina integrale. Në të majtë shifni mjell të bardhë, kurse ke në djathë atë integrale. Questa è una farina particolare, questa integrale grossa, perché kjo është shumë particolare. Perché è fatta solo con grani con altissimo tenore proteico. Quindi është particolare sepse është bërë me grani që bëhet dhe Manitoba, me grani me protein shumë të lartë. Quindi vedrete che la pizza si gonfia in forno. Do shihni që do fryhet dhe me integral, se di solito nuk me integral nuk fryhet pizza, sepse nuk mban gazin mrena, shpërthen.
Kurse me këtë duke qenë me miell shumë të fort e mban. Abbiamo quindi una semola rimacinata di grano duro, quindi una semola gialla. Kemi një semola gialla. E poi dopo per pasta, cioè per pasta perfetta. Sì, può usare dopo... per pasta, per pane. Pasta bene. Sì. Sì. E si può anche usare aggiunta alla farina bianca per la pizza per dare una crosta un po' più croccante. Mund të bësh dhe përzirje me mielli normal të pizzës për t'i dhënë akoma më tepër krokantecë, më thonë. Ed è un prodotto che si può usare per fare tutte le lavorazioni, quindi di pasta fresca. Mund bësh pasta fresca. Oppure anche sul banco per stendere la pizza. Edhe mund ta përdorësh në banak për të hapur pizzën, sepse krijon ajër me tokën. In realtà però per il tavolo noi abbiamo qualcosa di diverso, vedete che è un po' meno giallo della semola rimacinata che è la spolverina per pizza. La spolverina per pizza është bërë apposta fat për t'hapur në banak, sepse është bërë një mishel, një është me fort, një është me hold për t'i dhënë ajer. È un prodotto speciale per il banco, costa come la farina. Custon gati sa farina, sa mieli. Ha una la più facilità a tenere staccata la pizza dal tavolo. Të jep shumë mundësi që të mbash të stakuar nga banaku topin. Fa meno polvere, quindi non la respiri. Bën më pak plurë, kështu që nuk e të hesh më dha. È usata anche nei forni a legna ad alta temperatura, nel forno brucia meno della farina. Dhe në fur është e bërë që të duroj, nuk digjet më, kjo është. E quindi un temperaturat e lartë. Del forno, sì. E quindi diciamo abbiamo un assortimento di farine molto importante, ma oltre a questi abbiamo anche delle miscele. Përveç këtyre kemi edhe disa miscela. Qui abbiamo ad esempio il pizza soia. Tu është pizza soja e pizza teglia. Edhe pizza teglia, che sono due prodotti che permettono, mantenendo la stessa ricetta della pizza bianca con la farina bianca, duke mbajtur të njëjtën ricetë që kemi ke pizza e bardh, con pizza soja usato da solo o anche miscelato alla farina bianca. Mund përdoret vetëm dhe mund ta bësh edhe në miscelacion, a? 50 me possiamo ottenere un impasto molto più saporito. Më bëjmë dhe një brumë shumë gustos, me dhe. Delle palline që rezistono molto più nel tempo. Topa që rezistojnë më tepër kohës. E soprattutto un impasto che ti permette di sentire meglio il sapore dei topping. Kjo të ndimon, sepse duke qenë më krokan, më me sapore, të jep mundësi që të njëgjojnë gjërë që hudhë mrena pizzës, me dhe. Perché la soja è un esaltatore di sapori. Sepse soja është një esaltator i gustos, i shijeve. Më falë. Unë me shqipën dhe më falën se... Për ngrirje... Amplifikatore. Që amplifikon shijet. Shijet. Jo, amplifikon... Për sapore. Që ta shuron njëra me titur. Jep që të... Dimi. Ke li lega, no? Non è solo che li lega, proprio se tu metti lo stesso pomodoro su una pizza alla soia, su una pizza bianca, quando assaggi la pizza, dici questo pomodoro con la soia è più saporito. Thot që se bën një pizza soja dhe një pizza normale, kur hull domaten ke pizza soja, edhe ke pizza në me pëtë jetë domate, do të anish më të mirë ke soja. Questo perché la base della soja è una base leggermente amara, e quindi le parti dolci... Kjo do të dhe që soja, baza e soja është pak me hidhur, edhe jep të ezaltacionin e shpërthimin e shijeve. Ecco, oppure il pizza teglia, ose pizza teglia, che è una miscela che ti permette in due ore di tempo. Pizza teglia është një mix për 2 orë che ti permette di fare focaccia. Mund bësh focaccia, quindi focaccia bassa o alta, focaccia të ulur ose të ngrohtë con cipolla, oppure pizza in teglia, ose pizza në teglia di altissima qualità. Me cilësi shumë të lartë. Facilissima da usare perché è molto facile da stendere. Është shumë e thjeshtë për të bërë dhe për të hapur. E quindi questo è un prodotto che permette anche a chi fa la pizza tonda. Kjo është një produkt që dhe atyre që bën vetëm pizzat e rumullakta. Di fare un'ottima focaccia, così come lo fanno solo nei panifici di alta qualità.
që të bërë një focaccia të mirë, tipo genovese o alla romana, që e përdorin vetëm disa pizzeri ose disa panifici këto bukët e mira. Në questo prodotto c'è dal sale. Në këtë produkt është gja dhe ka dhe krypën. C'è una piccola parte anche di destrosio. Ka dhe pak destrosio, sheqer. Che sulle focacce destrosio, uno zucchero... Sì, sheqer, i lëngshëm. È dextrose in inglese. Dextrose. Ti dicevo, c'è già il sale e c'è un ingrediente particolare che... Ka dhe një ingredient shumë particolare. Che permette alla pasta di essere molto facile da stendere sulla teglia. Ka i diçka që e len që produktit mund të hapet shumë shpejt në... Në tavë. 100% naturale. 100% natural. Se tiene una focaccia, una pizza in teglia digeribilissima. Për 2 orë bëhet një pizza in teglia që është shumë digestive. Noi per questo prodotto consigliamo di fare... Ne per këtë produkt këshillojmë... Di fare, diciamo, quando è necessario, si va a fare una produzione di 10, 12... bazi precotte. Ne bëjmë 10-12 bazet kësaj të bëra, të skuqura. Generalmente una pizza in teglia si parla di precottura, una pizza in teglia da 60 per 40. Një pizza in teglia 60x40. Si parla di circa un kilo, 1,1 kg di pasta. Një kilo, 1,1 kg brum. Siccome lievita molto, diventa molto alta. Në që lieviton shumë, bëhet shumë e lartë. Ecco, su una quantità di pasta e una pizza di questa misura, si fa una prima cottura di circa 8 minuti. Bëhet një kottur e parë për 8 minuta. E poi si toglie dal forno. Pastaj hiqet nga furi. Si toglie la pizza precotta dalla teglia. Hiqet pizza e pak e gatuar nga tava. Si fa raffreddare. Ftohet. E poi si può chiudere in una busta e tenerla in frigo per 4 giorni con 100% di garanzia che il prodotto è perfetto. Mund ta mbyllim me një qese dhe mund të mbahet për 4 ditë pa asnjë problemi. Quando c'è bisogno si toglie la prima cottura dal forno, si aggiunge mozzarella, prosciutto, quello che si deve aggiungere e si passa in forno altri 4 minuti. La pizza è pronta in 4 minuti. Dhe pastaj mund ta hiqni nga qesja, mund ta veni prapë në tavë. Edhe guarnini me atë që doni, me mozzarella, domate, dhe për 4 minuta tjera në furrë është gati. Per i prodotti cotti in teglia, la doppia cottura... Për produktet që piqen në tavë... La doppia cottura da una qualità migliore. Dyherë e pjekur jep kualitet më të lartë. Quindi non vuol dire fare doppia cottura la pizza è meno buona, è più buona. Nuk do të thotë që duke bërë me dy gatime, pizza është më e keqe, po është më e mirë. Per questo prodotto pizza teglia c'è una ricetta che voi potete scaricare nel sito web dell'azienda. Per këtë pizza teglia keni një ricetë që mund ta shkarkoni o ke siti jon ose ke siti i 5 stagionit, dove ci sono tutte le fasi di lavoro, pesi, tempi, tutto quanto. Mund të themi kohën i ke gjitha, e ke ricetën si që duhet ma. E kemi dhe ne dhe 5 stagione. Po fisë me vajzën mbrapa se që si t'intereson të japim ne ricetën si që bëhet ta ma me. Po, e du me të se du me ta ma e ricetën përsa shkuzë. Po, po së diskutohet. Pastaj e themi dhe tani dhe... Ecco, oltre a questi prodotti... Përveç këtyre produkteve... Diciamo frumento... Di frumento... Abbiamo anche altri prodotti, come questo che io... Kemi edhe produkte të tjera, si për shumull. Non so se tra di voi c'è qualcuno che fa pizza senza glutine. Nuk di ndoshe nga ju bënë një pizza pa gluten. Però vi posso dire che ormai, questo che è un prodotto che abbiamo sviluppato noi... Kjo është i produkt që kemi zhvilluar ne. Da dei risultati a livello qualitativo che sono eccellenti. Da risultate me qualitet që është eccezionale. A me piace dire che questo non è con questo non si fa la pizza per il celiaco. Kjo s'bëhet pizza vetëm për celiakon. Questo si fa la pizza che può mangiarla chiunque. Që është një pizza mund ta hajnë dhe të tjerë. Che è molto diverso. Quindi allo stesso tavolo lo può mangiare chi è allergico al glutine, a chi è allergico anche al lattosio, perché qui dentro non c'è. Kush është allergjik i glutinit edhe kush është allergjik edhe i qumshit.
e con questo stesso prodotto si fa del pane senza glutine di altissima qualità. Me këtë produkt bëhet dhe bukë shumë pa gluten shumë e lartë. Ecco, oltre a questo poi abbiamo lievito madre essiccato, lievito di Përveç këtyre kemi lievito madre të thatë, kemi lievito maja të thatë. Ecco, tutto quello che noi produciamo è nel nostro sito, è nel commerciale, e nelle condizioni di farvelo avere. Kemi dhe me të mlaja dhe këto që janë lievito i tharë, me naf, që nuk e len këte kur e hap, e len frigorifer të mbyllur dhe ke për kohë gjatë. Ecco, adesso, në frigo, no? Dopo l'apertura. Sì. Sì. E dopo questa piccola presentazione, se avete domande fatele, io continuo. Cioè, se keni pyetje më thoni, thot, ma masta e presentazioni. Immaginate che parlare di farina, solo per parlare di farina doppio zero, servirebbero 2-3 giorni. Te, qëse vetëm për të folë për miell 00, do të duhen 2 ditë, ka shumë për të folur. Io ho una speranza, io ho una sola speranza oggi. Un kam një shpresë sot. Che voi riuscite a uscire da qui con una risposta, almeno una risposta alle vostre domande che vi fate ogni giorno quando lavorate. Që të pak të ndili nga këtu me një përgjigje këtyre pytjeve që i bëni vetës kër jeni në punë. Mangerete la pizza, ma vrej ke imparaste anche qualcosa. Do hani pizza, po kam qef që të mësoni diçka. Bene. Allora, io direi adesso, ti do un piccolo spazio a te e mi organizzo per l'impasto. Ok. No? Allora, te, ci vediamo fra poco, vediamo come ho preparato gli impasti che mangiamo oggi. Ok, sot do na tregoj se si bëhet blumi edhe si bëhet biga. Në frattempo sa ta i të përgatitet, vazhdoj me... Vuoi fare il gioco della biga? Si. E la facciamo vedere subito. Subito, allora. Fare della biga. Così poi ti spiace. Ok, atë tashi do t'ju tregojm si bëhet biga e parë. Biga është një parapërgatitje e brumit që i jep shumë gusto dhe është si... Pak a shumë si themin e mëma. Po nuk është mëma, e? Allora, poi vi farò vedere l'impasto che andiamo a utilizzare. Intanto vi faccio vedere come ho preparato l'impasto che mangiamo oggi. Allora, voi conoscete tutti l'impasto diretto. Ju njifni gjithët si zbët impasti i brumi direkt. Nell'impasto classico voi mescolate gli ingredienti che sono acqua, farina, lievito, sale e olio. Ju me brumin direkt bëni mixin me miell, vaj, kryp dhe maja. Poi in realtà ci sono molti altri ingredienti segreti. Pastaj janë shumë ingredienti segret. Qualcuno li racconta, qualcuno li racconta, qualcuno no. Në njëri e thot, në njëri nuk e thot. Mai nella mia vita vi posso dire che nell'impasto da pizza ho visto mettere vino. Unë në jetën time në pizzeri kam pa që kanë hullë verë. Coca-Cola. Coca-Cola. Birra. Birra. Rum. Latte. Qumës. Burro. Gjalpë. Miele. Mjaltë. Krema di funghi. Krem kërpurdhi. Patate. Uova. Uova. Vez. Ho visto mettere veramente di tutto. Kam pa që hullën... Shumë gjë. E io non sono qui a dirvi, non sono qui a dirvi che ognuno di questi ingredienti non ha un effetto nel risultato, perché in realtà ogni ingrediente ha un suo effetto. Nuk jam këtu për të thënë që secili nga këto produkte nuk kanë dhënë efekt ke pizza, se këto kanë gusto. Però vi posso giurare che un impasto fatto solo con acqua, lievito, farina, sale e il giusto olio. Unë mund t'ju them që mund t'ju gjyroj, thot, t'ju premtoj që një miell i bërë, një brum i bërë me miell, uj, vaj dhe maja. Riesce a dare un risultato eccellente, garantito, jep një rezultat eccellent, të garantuar dhe shumë të mirë. E quindi quello che voi vedrete oggi... Dhe ju atë që të shini sot... La lavorazione di un impasto, diciamo così, a livello tecnico, perfetto. Një brum a livello tecnico, perfetto.
Assaggerete oggi la pizza fatta con questo sistema. Do provoni sot. Perché l'ho fatto qua. Pizza si që kemë bërë me këtë sistem që do t'ju tregoj që do bëjmë tani më. Allora, questo impasto io l'ho fatto. Vi do proprio questo impasto, questo impasto ne kam bër. Do t'i jap quantitetin precisa, më thaf. Mund shkruani. Ho fatto una prima preparazione. Bëra një para përgatitje di un pre-impasto. Një pre-impasto përpara. Il pre-impasto che si chiama in questo caso biga. Pre-impasti quhet biga. L'ho preparato con e përgatita me 1 kg di farina 00 napoletana. 1 kg miel napoletan 00. 450 grammi di acqua. Ok. I chilogrammi. Po. Sì, beh, io qua ne ho fatti 4, ma non c'entra la quantità, in questo io vi do la ricetta precisa. Ne puoi aprire recetën, me la passai sa do të bëni ju është. Ok. 1 kg miell 00. 450 g di acqua. 450 g ujë, millilitra ujë. A una temperatura ambientale. Me temperatura ambienti era circa 18 gradi. Gati 18 grad. Con la farina a circa 18 gradi. Dhe mielli gati 18 grad. E ho aggiunto 7 grammi di lievito. Dhe hulla 7 gram maja. Questi 7 grammi, po. Questi 7 grammi, këto 7 gram, quando è molto freddo, kur është shumë ftohtë, diventano 8-9, bëhet 8-9, e quando è molto caldo diventano 6. Kur është shumë ftohtë, i ul 1 gram ose 2 gram më tepër. Maja. Maja. Ambienti i ftohtë. Po. Si në regjinë në kosë. Bravo. Një ose në dimër. Dhe kur është shumë gra, kur është shumë ngrot, vetë që tullë 7, i hullë 6. E adesso vi faccio precisamente vedere come. Dhe tash do t'ju tregoj tamam se si ç'bëhet më. Po. Allora guardate bene. Shikoni mirë, prit, aspetta un attimo. Tash pregatitja ka ndonjë diferencë midis furave me korrent dhe furës me dy? Jo, ta them. Jo. Jo. C'è qualche differenza se lo prepara per forno a corrente o forno a legna? No. No. Io. Avevo tutte le batterie, sono sparite le batterie, cazzo. Kjo del një produkt i fort me la, pra përgatita, del topa topa. Po. Stoja vetëm peqe, merë, të fërë me du merë aroma, e drurë. Nuk është vërtet. Jo. Atë nuk e merr për furrën pse diferenca druri me këtë t'u ja bëj unë tash. Diferenca e picës me dru dhe picës me korrent. Atë plateja pica me dru pjek për radiacione. Okej? Okay? Me raf që bën nga sipër. Kurse t'ja them atij që ta shpjegoj këtu më mirë. Profesori, allora, diferenza della cottura di forno a legna e forno a corrente. Allora, esistono 150 tipi diversi di forni a corrente. Esistono 150 tipi furës me corrente. Almeno 500 tipi diversi di forno a legna. Dhe 500 furat ndryshme me dru. Allora, no, quando dici legna o elettrico non dici tutti. Kur thua drua ose korrent, nuk thu të gjitha. Però, mediamente, la differenza fra l'elettrico e il forno a legna è... Differenza mes furit elektrik dhe drurit? Allora, nel forno a legna noi abbiamo... Nel furri me dru ne kemi? Una camera di cottura. Një dyshemeja. Una volta, quindi una cupola. Një top, cupol, se... Abbiamo il camino, kemi, la bocca del forno. Kemi tubin o giakun che è fillimi. E il forno si scalda grazie al fuoco che è appoggiato sul piano di cottura. Dhe furri ngrohet sepse është zjarri anash furrit. Allora, per agio, no? Aspetta, adesso andiamo. Allora.
Perché il fuoco bruci serve aria che entra dalla bocca. Që zjarrit marr flak, nëse duhet ajër që të hyjë nga goja. Perché il fuoco bruci bene, il fumo deve uscire dal camino. Që furri të funzionojë mirë ose zjarrit marr mirë duhet të jetë dhe tubi që del ajo camino o gjaku që të funzionojë mirë. Quindi dentro al forno a legna c'è sempre movimento. Në furrin e drurit ka gjithmonë lëvizje. A cuocere nel forno pieghia në furr c'è la pietra che si scalda con il fuoco. Është dyshemia që ngrohet nga zjarri. Quindi sia la pietra dove io appoggio la pizza sia la volta sia atë pjek dhe furri dhe dyshemia dhe dhe kupola sipër me. Quindi questo effetto si chiama effetto contatto. Ky effekt quhet effekti kontakt. Poi c'è un secondo effetto. Ka dhe një efekt të dytë. Irraggiamento. Që quhet irraggiamento. Il fuoco produce raggi ultravioletti. Zjarri bën raggi ultraviolet. Reze ultraviolet. Che vanno direttamente sulla pizza. Që shkojnë direkte ke pizza. E che vanno sulla volta e si riflettono sulla pizza. Që shkojnë dhe ke kupola dhe reflektojnë ke pizza. Questo è il secondo effetto. Ky është efekti i dytë. Poi c'è un terzo effetto. Plus ka efektin e tretë. Ed è l'effetto che si chiama convezione, vuol dire che c'è uno scambio di aria calda e fredda. E quhet me konvencion që është një shkëmbim i ajrit të ngrohtë dhe të ftohtë. Cuocere la pizza in un forno a legna è un'arte. Të pjekësh pizzën në një furr druri është një art në vetë. Perché devi riuscire a combinare e a bilanciare questi tre effetti. Sepse duhet t'i kombinosh edhe t'i bësh Marana forni. Marana, sì. Ma questo è rotante. Avete capito tutto? Ci sono domande? No, volevo allora, capire lui perché... Ti dico una cosa, ah. Il forno a legna non dà sapore. Ecco, questo volevo sapere. Il forno, no, lo dicevo io adesso. Il forno a legna fuori drui non chi è psie. Dimmi. Se voi vi mettete davanti al forno e guardate... Ci sono i primi 10 cm di altezza che non hanno fumo. Ti shef... Aspetta, do t'a thotaj, sepse po t'ullin ke furre drurit, 10 cm, e këpëton, nuk ka tym. E ke po dare sapore, e il fumo. Aje që mund t'ja pëshia është tymi. Quindi io cuocio la pizza nella parte più bassa, dove entra l'aria. Unë e pjek pizza ke pjesa e dyshemes. Jo, da. E chiara questa cosa? Per dargli il gusto devi... Se devi dare sapore di legna, devi prendere la pizza e alzarla. Per ti dare shije në drurit, duhet ta marrësh e ta ngresh. È l'unico modo per dare sapore. Është vetëm mënyrë për ti dare erën në drurit pizzës. La gestione di un forno a legna classico è un'arte. Gestimi i furrit drurit është një art në vetë. Il forno elettrico invece? Furri elektrik cuoce per due effetti. Per due effetti. Pjek per due effetti. Il primo effetto è il contatto. Per effetti i par është contatti si che ai medru. Perché c'è la pietra refrattaria anche nel forno elettrico. Sepse është guri refrattar dhe ka elettriku. E perché c'è una resistenza, come si dice, c'è una resistenza elettrica che scalda la pietra. Sepse ka një rezistencë elektrike që ngrof gurin. I secondo effetto efekti dyt e l'irraggiamento. Efekti dyt është irraggiamenti më. Perché nel forno elettrico, in quelli che funzionano bene per la pizza. Per ato që funzionojnë mirë për pizzën klasike, c'è una resistenza anche sopra. Ka një rezistencë dhe sipër che proietta calore verso la pizza. Që jep nxehtësi nga sipër. Ma non c'è convezione. Por nuk ka konvencion për qarkullim ajri. E soprattutto l'irraggiamento. Dhe irraggiamenti della resistenza è molto ben bilanciato.
Regjamenti i rezistencës është shumë mirë i bilancuar, më thënë që është nga gjitha anët i saj. Mentre nel forno a legna, basta un pezzetto di legna in più, con più fuoco, diventa molto difficile da gestire. Kurse me dru është më i vështirë, sepse mjafton një copë dru më tepër, që jep më nxehtësi më. Kurse me korrent e gestojmë ne sa e dum platen, sa e dum sipër. Non chiedetemi qual è il migliore. Mos më pyesni kush është më i miri. Dipende da quale situazione tu hai nel tuo locale. Varet nga situacioni që keni ju në lokalin e juaj. Quello che posso. Ma tu cosa pensi? Dipende dal tipo di pizza che devi fare. Varet nga tipi pizzës që ti do të bësh. Ai si mendon. E pra ça korrenta po kas. Jo, ça që ça ti pizza do bësh, klasiken. Allora, se devo usarlo io il forno a legna, il forno, mi prendo un forno a legna. Se do ta përdor un furrin, un do merresh një furr druri për vete. Ke un'esperienza di anni. Sepse kam forno a legna. Sepse kam experience shumë të lartë me furrat. Io da un forno a legna tradizionale, non rotante, classico, posso tirare fuori 120 pizza all'ora, un 140 di diametro, faccio 120 pizza all'ora. Me një fur druri 120 diametri, un arrit bëj 120 pizza all'ora. Ma se io sono il proprietario della pizzeria, që ose un jam pronari pizzeris, e devo avere una pizzeria che fa sempre una qualità perfetta, që ose du t'kem një pizzeri që t'ka qualitet gjithmon perfect drejt, prendo solo ed esclusivamente un forno elettrico. Ma do mersa vetëm një furr elektrik. Io. Ma lo metto firmato, non è lo posso firmare. Sepse ti jep një cilësi gjithmonë standard, vetëm për këtë. Se entrate in una pizzeria col forno a legna. Po hyt me një pizzeri që ka furr druri. E il pizzaiolo o la pizzaiola. O il pizzaiolo o il pizzaiola. La sera prima hanno scoperto di avere le corna. Që ose ka zbulu që e kishin bo... Dilo. Që e kishin trastuar. Sicuramente fa una cottura fatta male. Që ose dhe jetë e mërzitë dhe bë një pjekje shumë të keqet të pizzës. Se il forno elettrico, la cottura è perfetta. Se kurse me furrë elektrik të është i soj. I bjetë të më të që të keqin të më të përë. Ha, ha, ha. Ok? Allora, vediamo subito velocemente, se ci sono delle domande fatele, se no vediamo subito. Qo si kemi pyte tjere mi bërë e thot, ta si do të tërgoj si bërë ta mam biga. Allora, per le quantità degli ingredienti si utilizza una bilancia. Për bo peshen duhet se zbo një peshore, në rafës. Il peso con la mano. Pesha me dorë. La quantità più o meno. La quantità paka shumë. Non esiste. Nuk eksista. Ok. Oltre una bilancia è una buona regola avere un termometro. Përveç peshore është duhet dhe një termometer. Per sapere che temperatura ha l'ambiente. Për parë sa është temperatura ambientit. Per sapere che temperatura ha la farina. Për temperaturën e mjedit. E quindi per sapere anche a che temperatura usare l'acqua. Për të ditur edhe që atë temperaturët përdojrë ujnë. Parliamo di prodotti lievitati, e quindi i prodotti lievitati hanno un comportamento diverso quando cambia la temperatura. Flasim për produkte të lievituar të gjallë në avë, dhe si dhe ndryshe me anë të temperaturët të ndryshme. Këtë abbiamo 16 gradi, so che posso usare acqua intorno ai 16-18 gradi. Këtu është 16 gradë, dhe di që do përdojrë ujnë 16-18 gradë. No, no, ma prendo quella di sì, intanto è la temperatura. La temperatura è mietito, temperatura, ui, due dite niente. Bravo. Allora, volete vedere come si fa una biga? È molto semplice. Io ho detto, guardate il tempo che ci si impiega. Per bërë bigën, shifini se si të bërë. Si impiego... Ajde, ajde, kush është pizza jonë? Afro, afro, së s'ka... Guardate, non occorre che vi alzate, scive, scive tu, cioè, non cane... Pesiamo un chilo di farina. Pesiamo un chilo di miel. Questa è la pensò finendo quella che era rimasta qui. Se scappa, mi ha fatto un tadisce, già.
për ta parë se thjesht çfarë. I kile miell. Ci aggiungiamo. Me klasikën po e bën 0-0, ha? Po me 0-0 napoletano. Napoletano po e bën. Po. Ci aggiungiamo. Dhe i hullim. Vi dicevo 7 grammi di lievito. Hullim 7 gram maja. Lievito secco. Se usate il fresco potete usare solo per la biga, usate la stessa quantità. Qofse do bëni për bigën, qofse përdorni atë të freskët, ma janë e freskët, do t'i hulli po 7 gram. Me kemë e kështë. Me maja të freskët. No, se ci sono 30 gradi di temperatura usi l'acqua a 1 grado. Atëherë në verë ndryshon puna e temperaturës miellit, dhe me tujit. Qofse është në verë thash përdoret uji nga frigoriferi. Po. Standarde. Sepse duhet Urdha? Po mjeli nuk është më 18 gradë, dhe më i lartë si temperaturë. E që të shkojë që të abrazosh, të 18 gradë dhe përdojsh nga frigoriferi që të ullësh. Po qëfar temperaturë mund të duhet të ullë afërsirë? Pasë që më? Lest... O, lest 4 gradë i bjenë, e? 4-5 gradë. 450 di akua. 450 grami di akua. 450 gram ujë të një. Ma, lest, scusami, interrompo. L'estate, che deve essere, perché loro dicono, l'acqua deve essere più calda, quindi si usa acqua molto più fredda. Sui 4 gradi? Ma anche meno se si può, 2. Edhe 2 gradi, sepse nga që mjeli duhet jetë shumë i ngrohtë, po të vini temperaturën ke mjeli, duhet jetë ke 30 gradi, me do. Edhe për t'i dhënë që ta sili në temperaturë, ideali është që brumit të dalë me 18 gradi. Lasciatemi, do quando ho finito adesso mi chiedete, okay. Sennò... Me letë më rronë sot se pasaj t'ju them gjitha. Allora, ho preparato in questo caso acqua a temperatura di 17-18 gradi perché la farina avete visto che era 16 gradi. Përgatita ujë me 18 gradi, sepse edhe mjeli pak a shumë ishte me me tjetën. Questa è la situazione ideale per fare qualsiasi impasto lievitato. Kjo është situazione ideale për të bërë çdo lloj brumi. Se mi dite che è molto più caldo d'estate, qofse është shumë ngrohtë në verë, io vi dico che sarebbe giusto avere una stanzetta dove abbiamo una temperatura un po' più fresca e dove teniamo la farina e facciamo gli impasti. Është mia që të kesh një dhomë, po sa s'njoni nga nëse ka. Se questo non è possibile, allora più è calda la farina, più deve essere fredda l'acqua. Sa me ngroft është mjeli, aq me i fto do tjetë uj. Sui 19 gradi, allora, la farina, i lievitati, tutti i prodotti stanno bene dove stiamo bene noi. Okay. Noi stiamo bene fra i 19 gradi e i 20 gradi. Mjeli dhe gjithë të punët e lievitate të rinë mirë nga 18 dhe në 19 gradi. Adesso, guardate, estrema semplicità, guardate. Accendiamo, mettiamo la nostra farina. Devo fare l'impasto, attaccato al forno, come fanno tutti. Nuk bëhet kur impasti pizzës afër furrit. S'do të jetë kur impastatriqja afër furrit. Accendiamo la macchina e aggiungiamo l'acqua in un giro di impasto. Ma se ka bërë një përzirët mjëllit, me atë e pasaj hullet ujë. Finito. Mbaroi, 7 minuta, 6 minuti, 7. Lo facciamo girare finché ha raccolto tutta la farina. E bëjmë të rrotullojë derisa të kam mbledhur gjithë miellin. Quando ha raccolto la farina, ma ve lo faccio vedere con gli occhi. Tash i do t'a tregoj. E a quel punto, lamenti. E a quel punto, dhe në atë mënyrë, quando la biga è, diciamo così, ha raccolto tutta la farina, si mette a fermentare a 18 gradi per 18 ore. Vet në një kaset e mbuluar me nylon, me pelikula, dhe lehet me një vend me 18 gradë për 18 orë. Kjo është perfektja. Quindi io so 18 orë. Quindi io so che se devo fare l'impasto a mezzogiorno, kështu që unë di që ose do të bëj impastin në orë 12,
preparo la biga alle 6 del pomeriggio del giorno prima. Perdon, përgatis bigën në orë 6 ditës përpara. Se non avete un posto con 18 gradi, po spatet një vend me që bën 18 gradë, o la possibilità di lasciare 18 ore la biga. Dhe s'keni mundësi ta lëni 18 orë bigën, non fate la biga. Mos bëni bigën. Non si cambiano tempi e non si cambiano temperature. Nuk ndrohet koha dhe temperatura. Ok, chiaro? Stop. Maroj. Guardate dentro che cosa se volete. Do të bëj dhe... Po, me të tonë, sek. Që nga stagion. Receta që është tashi, është dhe pa bigë që do t'japi. Okay? Po e një të ricet, është për gjëhet e në biga, është për t'i dhënë më tepër gusto me lafë. Okay? Adesso voglio farvi vedere, questo voglio farvelo vedere, se volete fate una foto a questo che sto per farvi vedere. Tashi për ashtu të bën një foto si që do dalim. Ja, kur ta bëj gati dhe vim këtu. Qual è l'aspetto che deve avere la biga? C'ha forma do t'ket biga. Allora, un consiglio. Mi dai un pezzetto di carta, posso dire? Një këshill. Riesce a passare una goccia d'olio? Certo. No, ma c'è lui, grazie. Attivo. Allora, guardate, un pizzico d'olio, che vuol dire proprio poco, solo per agitare che poi... Mos njitet brumi. Sia difficile staccarla. Andiamo a togliere la nostra biga che è questa. Është copa-copa, si... Tuča, si dhemi ne. Urdo? A do li talone për para. Da ta mara vit. Ujë po të si për kari në stje finale. Jo, pa e se deli, ta shi do të arqis. Eko. Come vedete? Me lo dai che faccio vedere a tutti? Non c'è più farina, ma non è un impasto, è greco. Nuk është miel, është topa-topa. Si si këtë anë? No. Kësë është topa-topa, kështë i do të shkavitu. Bravo, i do të shkavitu. Kështë u qëve. Kështë i do topa-topa, në do të shkavitu. Këmë di jonë, si duhet. Ja, prekërë. Asë brumë, asë mishë, asë peshkë. Bravo. Ja, topa-topa. Asë nuk është të përfonu. Jo. Edhe më kaqë, kjo më lojët ashtë me pelikula dhe lejët në 18 gradë për 18 orë. Po e lejët më tepër, nuk vlenë. Por ashtë kjo vjen si... Po, bëhet i malë kjo. Allora, se posso... Non fate le cose a occhio. Mos bëni gjërat me sy, më dha. E rispettate le regole. Dhe rispettoni le regole. Se non rispettate le regole, fate le cose a occhio, fare una biga significa fare una pizza più cattiva di quello che si fa col sistema classico. Qëse bëni regola dhe nuk jepni kohën e duhur, bëni pizza më të keqe se ajo që bëni me normale. Esistono delle macchine, delle specie di frigoriferi. Esistono macchine tipo frigoriferash. Che si chiamano ferma biga. Esistono che chiamano ferma biga. Ferma biga vuol dire controllare la biga. C'è controllare biga. Queste macchine sono macchine dove puoi regolare la temperatura precisa e l'umidità precisa. Që vend temperaturën e duhur dhe lagështinë e duhur të bigës. In questo caso si regola il ferma biga a 17-18 gradi.
rregullohet ferma biga 17-18 gradë ku një 65% di umidità. Me 65% lagështi. Ma siccome il ferma biga costa molti soldi, si ferma biga kushton shumë lek, e se voi non avete un posto con 18 gradi, dhe pos patet një vend me 18 gradë, quei piccoli frigoriferi per le bottiglie di vino rosso ato frigoriferat e vegjel per verën dentro hanno 18 gradi. Ato kanë 18 gradë. Quindi lo chiudete con la pellicola e lo mettete in un frigorifero per il vino. Mbyllni mesa dhe vuti ke frigorifera e verës. O se avete un amico che lavora sui frigoriferi, potete prendere un vecchio frigorifero e fargli mettere la regolazione sui 18 gradi. Qo se ke një frigorifer të vjetër, ato që rregullojnë frigoriferat, ta vende ata për 18 gradë. Chiaro. Stop. Adesso noi questa... Lo mettiamo la... Guardate, siccome voglio farvi vedere anche l'impasto, vi posso dire che dopo 18 ore questa massa arriva quasi a raddoppiare il volume. Ma stat më torës kjo dhe jetë dyfishin dhe dhe vjera thartir. Prende un sapore leggermente acetico e leggermente lattico, quindi un profumo acetico-lattico. Merë një profumë acetico-latico, si acetome, të rafë. E quindi dopo 18 ore non la troveremo così, la troveremo più gonfia, quasi più omogenea, ma sempre grezza. Do t'a gjejmë më të fryrë dhe më të madhe, po gjithmonë këshu grezza me da, këshu, si themi? Jo, ajo është pa, që ishte jo? Është përpëlluar. E la që ka vitur. Quindi, cosa facciamo dopo le 18 ore? Ve lo faccio vedere. Qa do bëjmë mas 18 ores? Do t'ju të rëgoj si vazhdon. Si prende la biga fermentata. Meret biga e fermentuar. Si rimette dentro... Ta si po bëm gjithë brumin normal, eh? Kusht do në t'a di? Si rimette dentro la macchina. Dhe me anke makina kjo është. Dhe impasto direkt. Në që mund vazhdojnë. Nel senso che è come fare l'impasto diretto. Però parti con la biga. In questo caso, quello che ho fatto io per la pizza che andrete a mangiare... Kjo që bërra unë për pizzën që të hani sot... ...è di andare a pesare un altro chilo di farina. Pesoni një kile tjetër mjell. Ce la dovremmo fare con questa. Non si aggiunge più lievito. Nuk i vet më lievito. Andiamo a aggiungere, mi passa il sale di... Se poi buon brumin. Mi passa il sale che è sulla... Brumin e vazhdimit. Brumin që do vazhdoj. Akoma me vazhdojnë, do që ka vite prapër... Jo, brumin që vazhdojnë, pra si bëhet masa. Ho aggiunto nell'impasto che mangiate voi 30 grammi di sale per ogni chilo di farina, sono 60 grammi. 30 grammi per chile. 30 grammi nga që atje ke tjetra nuk i kishte vën, këtu ven 60 grammi, sepse ke ajo ke biga nuk vet krypa. Questo impasto poi aggiunge biga a questo. Ed è messo in farina 30 grammi di sale. Per chilo sono 60 totali. A 2 chili. Ah, ok, quindi 60. Ah, ok, la biga va considerata. Non si aggiunge lievito, chiaramente. Nuk shtohet maja. Aggiungiamo la farina e sale nell'impastatrice. I vim miedin che impastatrice. E poi andiamo ad aggiungere una quantità d'acqua. Dhe shtohet ui. Che deve arrivare sul totale della farina ha un'idratazione del 60%. Ci sto ti tari che mi eri 60% e 2 kg. Quindi abbiamo 600 grammi d'acqua per ogni chilo di farina. Che mi 60 grammi ui per chilo per ogni chilo. Un momento. 60 grammi ui per ogni chilo miel. Nella biga io avevo un chilo di farina e 450 grammi d'acqua. Che biga kishim 1 kg mjeve 450 grammi uj. Arrivare a 600 per tardhe 650.
plus 600 bën 750 gram ujë di ujë. Ricordiamoci 150. 150. Nel secondo chilo di farina, quello che ho aggiunto adesso, non ho ancora messo acqua. Sì. Più quindi 600. Ci sono 600 grammi. Plus allora, 600 plus 150 fa 750. 150 grammi. 750 gram ujë per 2 kg. Do të jetë 1,2 kg per 2 kg miel. Allora adesso io prendo. Po pra bigës 2450. Jo, per 2 kg miel 1,2 kg ujë. Ascoltate, però andiamo avanti. No, ma perché se non l'ha capito. Allora, per chile, nella biga, 1 chile, 1 chile miel, 1 chile miel, kjo është biga, kjo vejë jemi biga, biga, ok. Për ta kompletu, për si ricet është 1 chile miel, gram, për 1 chile, për 600 gram ujë, ujë, ok. Edhe 7 gram, maja. Ok? Dhe 30 gram kryp. Stavolta mettiamo una lavagna. Se... Maja e njajta, është në biga se... Jo, po po e vune këtu, nuk e vënë më këtu. Jo. Ok, kjo është riceta. Riceta. Ta shi, për të vazhdua të që ka bërë aji, ta bëj këtu unë, kemi vënë 1 kg mjell tjetër, kilogram miell 3 kg me gjithë. Jo, kjo është riceta, mbaroj. Është vetë kjo, vetë. Ëh, kurse për të vazhduar këtë, kemi bër bigën mas 18 orësh dhe 18 gradësh, të nesërmen mas 18 orësh do vim 1 kg miell. Okej. Okay. 60 gram kryp. 750 gram ujë. Gram ujë. Sepse 450 kishe vënë. 600 është dhe 600 bën 1,2 kg. Okej? Okay? Që tarik 1,2 kg, 1,2 kg heq 450 bën 750. Okej? Okay? Vai. Posso? Certo. Capito? Sì. Ok. 750 gram. Allora, quanti grammi ci sono? 750. Boh. 750. Adesso iniziamo a per finire l'impasto. Tani marrim blumin. Accendiamo la macchina. Nezi macchinën që ta përzije përpara. Aggiungiamo il 90% di quest'acqua. I shtojmë 90% ujit, lëm pak në fund. Ne teniamo un po'. Quest'acqua serve a aiutare l'impastatrice a raccogliere la farina. Kjo ujë funit është për ndjell ato që ngelin në fund fare. Okay. Mentre la macchina gira, metto l'olio. Prepariamo anche l'olio in parte, così ce l'abbiamo. Mettiamo qua, così poi lo faccio vedere. No, no. Lo faccio per differenza. Ah, ok. Peso il prodotto. Napoletana. Poi niente deve mettere. Allora, e deve essere perché dura una tepper. Deve essere chiaro che questo non è l'impasto perfetto. Questo è quello che voi oggi mangerete. Più non che brumi perfect, ma la posta è che da hanno sotto, cioè se io pensiamo qui. Quindi se la pizza non vi piace, state scrivendo per niente. Cioè se pizza si piace, lo faccio per scuni cot. Ok. Aspettiamo un attimo. Dhe per miele integrale. Do unë 50% 1 kg miell të bardhë dhe 1 kg... Dilo tutti quanti, se, kush do të bëj me integral, e këpton, i hullet 1 kg miell normal dhe 1 kg miell integral. Me lafë, që ose kishim hull 1 kg miellin me lafë dhe shtojmë vetëm miellin integral. Quindi la biga è la stessa? Biga është po e njëta me miellin e bardhë, vetëm ndryshon pjesa e dytë. Ecco, come vedete, qui rimane un po' di farina sul fianco dell'impastatrice. Ngeli qik miel anash. Io per raccogliere quella farina... Për ta mdell dhe te, hullte ujin e fundit. Aggiungo questa goccia d'acqua in un giro, così aiuto l'impastatrice.
Urdha? Matrice, brumi, pizzerisë, shmerë, që sajë, matrice, me një, me një, me një. Jo me dy, me fuqin e dytë. Fuqin e dytë për dy... E djekë shumë, dhe më thana e. Quindi jo me shumë. Ti du të vesh termometrin, du të arrijë maksimumi 26 gradë, temperatura. Quindi ho messo tutta l'acqua, adesso devo lasciare lavorare l'impastatrice. E kemi hullë gjithë ujën, tash i lejmë vetëm që të punoj impastatrice. Ogni impastatrice ha i suoi tempi. Çdo brumatrice ka kohën e vetë. Quindi non chiedetemi quanti minuti deve girare. Pe, più o meno è se... In realtà, mediamente... realitet, media... Ecco, con un'impastatrice con una velocità di 95-100 giri al minuto. Me një impastatrice 95-100 giri al minuto. Qui siamo intorno ai 90-92. Tu jemi me 90. Sono sufficienti 16 minuti di impasto. 16 minuta per punim. Poi dipende da quanta pasta fai. Vai sa, pasta e vai, venga sa miel bën dhe sa c'è impastatrice che, c'è brumatrice che. Quali sono gli errori? Kush janë gabimet që bëhen? Quali sono gli errori classici che fanno molti pizzaioli? Kush është gabimi që bëjnë shumë pizzajol? Allora, io guardo dentro questa impastatrice adesso. Un shof që ka kjo, ke kjo brumatrice tani, e dico, që ka akoma pak vaj. Ma qui manca farina. E them, këtu mungon miel. Allora, prendo un po' di farina e aggiungo. E hull miel, në naf. E poi aspetto, guardo. E pastaj pres, shof. Ma qui... Manca un po' d'acqua. Tu mungon qikuj. Allora metti un po' d'acqua. Edhe hulli qikuj. E va avanti così a correggere perché non è sicuro. Gli ingredienti si pesano. Gli ingredienti pesohen, produkti peshohen. Ed è inutile star via a guardare la pasta. Se non pesi gli ingredienti. S'ka nevoj ta shofësh pastën. E la qualità degli ingredienti è sicura. Edhe kualiteti i miellit që përdorë është e sigurt. Io posso adesso lasciare la massa a lavorare. Unë lej masën aty të punoj. E andare a fare qualcos'altro. Edhe bëj diçka tjetër. Perché vedrete che alla fine, anche se qui la biga non l'abbiamo fatta fermentare, non l'abbiamo fatta... Edhe sepse bigën ne nuk e bëm të fermentonte, nuk e lanë të fermentonte. Quindi è normale che non sarà questo un risultato perfetto. Edhe është normale që kjusë do jetë rezultati perfect. Ma con le cose fatte giuste il risultato viene con gli occhi chiusi, con le orecchie chiuse e con la bocca chiusa. Që ose ne e bëjmë si që është receta, produkti del me sy mëllë perfect në. Quando siamo circa a 6 minuti, 7 minuti di impasto, aggiungiamo... Kër jemi 6 minuta, 7 minuta që kemi bo brumin. In questo caso mettiamo 20 grammi d'olio per ogni kilo di farina. Vem 20 gram vaj për 1 kilo miel. 40 grammi. Qua dobbiamo mettere 40 grammi. Ne abbiamo messi un po' di più. 10 grammi in più non fanno male. E che mi vanno 10 grammi ma tepper, però che vai non c'è nei problemi male. No. Se è, vai, è elasticità. Okay. O croccantezza. Sì. No? Domande? Pytje? Sì. Sui. Sempre... Gjithmonë e lënë me këtë pozicion si që është tani, po mund të bëjmë... Më shpit. Nëse ne e lënë diqka ma tepër, që një gëtë të cenë të rëtojnë ma shpet, që mund t'i lënë brumit? Ngrofet, digjit. Po jetë shpetësi. Po. Komanda? Jo risposta però no se loro girano con quella veloce se c'è la seconda velocità si può usare però lo bruciano se lo lascia per stesso no, gli ultimi due minuti li puoi usare tranquillo ok, munta per dolore spezzino che in seconda faceva 310 giri al minuto lo so. È una cosa pazzesca ma normalmente la seconda velocità fa 190-195 si usa per due minuti quindi non fai più 16 minuti ma fai 10-11 minuti in prima okay. E 2 minuti in seconda allora ciò se chiede a te me fucine 2 non ha bo 11 minuti a questo normale dhe jeb 2 minuti in fund nga jo me spetta vedem 2 minuti
Ma quanti gradi deve avere alla fine? Deve arrivare a 22-24 gradi. Pensavo 26. No, 26 quando lavori con gli evento madre secco. Ok. Blumin fun fare, me termometro do të ketë nga 22 deri në 24. Unë gabova, unë më nosa që ishte 26. Po ma ti jesh utri apo kur? Sepse nxef. Atë po them që duhet të jetë 22-24. Prima sembrava che la pasta fosse con troppa acqua. Sparen ngjante sikur brumi kishte shumë ujë. Adesso guardandola dici, ah però sta cucinando qualcosa di bello. Po ta shohësh tash, ka ndryshuar shumë. Ingredienti li ho pesati, non si sbaglia. Produktet i kam peshuar dhe nuk gabohet më. Ok? Lasciamo finire l'impasto e poi lo tiriamo fuori. Marrim l'impasto dhe... cominciamo con il chef Michele? Io credo che lo faccio così. Benissimo. Prendiamo l'impasto così lo facciamo vedere quello pronto. Ok? Ci siamo. Comincio con Michele. Prezantimi shoqërisë Ristoris. Ristoris është një shoqëri me cilësi shumë të lartë dhe përdor produktet vetëm nga i freskëti dhe i çon në kanaçe direkte, bën përpunimin dhe vet në kanaçe. Michele do të na flasi për shoqërinë Ristoris. Buongiorno a tutti, benvenuti. Mi serdët. Io sono chef di Ristoris per il mercato estero dell'azienda. Un jam chef Ristoris per mercato e jashtme të shoqërisë. Ristoris è un'azienda abbastanza giovane ma che si è collocata molto velocemente nel mondo dei prodotti semilavorati pronti dal fresco. Është një shoqëri e vonshme, me dhavë që ka lindur në vitin 2016, po për cilësi të lartë në dhavë. I nostri prodotti, come già ho detto adesso, sono tutti lavorati dal prodotto fresco, messi in latta o in barattolo di vetro e conservati o sotto olio di semi o in salamoia, quindi acqua e sale. Ok, i prodotti tona janë marë direkte me stagionalità, bëhet, për shumë, periuda sot, në te moment është periuda karqofit, bëhet karqofi dhe bëhet karqofi për gjithë vitin, sepse bëhet produkti freskët, përpunohet dhe futet në për kanaçe dhe produkti mbahet o në vaj, vaj kikiriku, ose mbahet në salamoja, kryp dhe ujme. Diciamo, la nostra collocazione nel settore cucina e pizzeria è molto importante perché noi diamo sia al cuoco che al pizzaiolo la possibilità di avere un prodotto già pronto per l'uso con una qualità altissima, proprio perché derivato da un prodotto fresco. Vabbè. Ne si shoqëri japim guzhinierëve mundësinë që mund të bëjnë gjërat shumë të shpejta, sepse produkti është i gatshëm për përdorim. Il nostro prodotto non ha perdita, diciamo. Prodotti on nuk ka humbje, nuk ka firo. Quello che tu compri, 800 grammi di qualsiasi dei nostri prodotti, sono 800 grammi di resa su una pizza o in cucina. Ju bleni 800 gram produkt dhe keni 800 gram produkt mrenda. Questo per farvi capire che spesso le persone dicono ma io i carciofi compro freschi, li lavoro io, mi costa meno. Sepse shumë njerëz thonë, unë blej karçofin vet, e punoj, dhe më kushton më pak. No, pulisci karçofo, togli le foglie dure, togli il gambo, metti a lavorare, perdi l'acqua che il karçofo ha dentro, alla fine il tuo karçofo può essere che costa addirittura di più di quello che ti propongo io. Hiqi lëkurën, hape, gatuje, nga i kile ngel 300 gram, 400 gram. Kështu që ndajherë ndodhë që kushton më tepër karçofi juj se sa ky që kemi në... Tenendo conto che i nostri prodotti sono tutti preparati stagionalmente, quindi il carciofo non viene cresciuto tutto l'anno. Nel periodo di coltivazione del carciofo noi raccogliamo il carciofo e lo lavoriamo e lo mettiamo in latta, quindi abbiamo un prodotto di altissima qualità. Si ci ho thash parë që produktet tona bëhen vetëm në stagionalità, ku është stagioni i karçofit, merret i gjithë karçofit, përpunohet i gjithë, vetëm në përvazë, në përgjera dhe kemi të gatshëm për gjithë vitin. In più una consistenza, il nostro prodotto è lo stesso prodotto
tutto l'anno per 10 anni, 20 anni, cioè quasi subito. Perché i prodotti gjithmonë stabile, më dhe, që ose do bëni pasta ose orizin, është gjithmonë i soj me të njëjtën shije, sepse produzionon është po i soj. Il che è molto importante perché in un ristorante come in una pizzeria, se un pomodoro oggi è buono, dolce e domani è acido, uno dice è cambiato pizzaiolo, è cambiato il pomodoro, invece con il nostro prodotto abbiamo una costanza fissa, quindi il prodotto è sempre buono, costantemente 100% di buona qualità. Ma il prodotto in tono, me la so, ti esci nei pizzerie o se nei locali, cioè, një herë salcën e ke tamël, një herë ke të tharë, një menon që ke ndryuar guzhinë, ose se është po e njëjta gjë, me thamë. Detto questo, noi abbiamo un catalogo che ne kemi një katalog di più di 500 prodotti. Kemi më tepër se 500 produkte. Ogni anno l'azienda ha un, come un po' il 5 stagione, ha un gruppo di persone che si dedica solo all'innovazione e al miglioramento di ogni prodotto che noi produciamo. Si 5 stagioni ne kemi një staff që merret vetëm me përpunimin dhe me zhvillimin e ricetave të produkteve tanë. Ovviamente in collaborazione con chef, con pizzaioli, persone me kolaboracionin e me kolaborimin e shefave, pizzaioleve che ci danno le loro kritiche negative o positive, që na japin kritikat e veta të mira ose të këqija, no? Quindi questo per farvi capire che noi non ci fermiamo facendo un prodotto e diciamo è buono e siamo contenti, noi continuiamo a cercare di migliorarlo. Kështu që ne nuk ndalojmë vetëm për i produkt që themi është i mirë dhe ka marruar punë. Un altro punto forte del prodotto Ristoris è che noi abbiamo la possibilità, proprio perché non abbiamo uno scarto di questo prodotto, di calcolare il costo, il food cost, esattamente per i grammi che usiamo in un piatto. Edhe gjëja tjetër e mirë e këse produkteve tona që ne mund të llogarisim tamam përsaktësisht kostën e një pjate që ne çojmë në tavolinë. Tante volte le persone mi dicono: "Ah, ma questo prodotto è bello, buono, ma costa caro." E io dico sempre: "Costa caro, ma su che base tu dici costa caro? Perché?" Perché comunque, come ho detto, 800 grammi di un prodotto diviso in grammi per i piatti che io riesco a sviluppare in una pizzeria o in un ristorante, quando calcoliamo è un costo inferiore a quello che spesso è fresco. Quindi non fermiamoci al prezzo di una latta, ma guardiamo quanto costa. Shumë njerëz a thënë, ka njerëz që thënë, është i shtrenjtë, po duke vënë sa është kuantiteti që vehet me një pjatë, duke e ditur dhe duke bërë sa pjatët të dalin, arrin të kuptosh që me atë që thua është i shtrenjtë dhe një tjetër duke përdorë produktin e freskët, do të thotë që i hull më tepër nga produkti freskët, sepse kjo ka shina ka shumë më tepër të fortë. Në noi lavoriamo con delle catene negli Stati Uniti che hanno più di 400 ristoranti. Ne punojmë me shumë katene, me shumë franchising në Amerikë që kanë më tepër se 400-500 restorante. E che utilizzano magari 3-4 referenze dei nostri prodotti, però sono contenti perché possono capire che in una ricetta bastano 3 grammi di crema di tartufo per avere un ottimo risultato. Quindi marrin 3-4 prodotti tona kur të bëjnë tipin e pjatës dhe e dinë që duke hullu 3 gram krema di tartufo del perfekte pjata, me no? Perché come dico non c'è scarto, quindi sul fresco abbiamo sempre una parte di scarto, o l'acqua o la parte che non si utilizza e non fa, cioè il calcolo lo riusciamo a fare sul prodotto finito, però c'è poi tutta una lavorazione, la manodopera, chi perde ne, ne che prodotti freschi mund bëjmë llogarin sa na kushton produkti që e blejmë, por nuk kemi llogaritur punimin, kohën, gjitha gjërat e tjera që humbim. Quindi come dico, noi non siamo oggi a sostituire il prodotto fresco. Nuk kemi këtu për të zëvendësuar produktin e freskët. Ma siamo un coadjuvante, diciamo un supporto. Jemi një supporto i produktit freskët. Se parlo di un pomodoro semisecco, un pomodoro semisecco lo sappiamo fare tutti. Mettiamo in forno, forno a temperatura bassa, il giorno dopo tiriamo fuori, però ripeto,
ho un pomodoro che cambia a secondo delle stagioni in maturazione, quindi può essere dolce, meno dolce, più acido, lo faccio io, viene in un modo, lo fai tu, viene in un altro, anche come diceva prima Nicola, come la ricetta della pizza, a secondo della mano cambia, scusa. Dhe domatet ditë të bëjmë gjithë një domatet tharë, kapi me fusin furë, lejmë për 12 ore, nxjerrim të nesmen, e vazhdojmë akoma gatimin, i ullim sheqerin, po jere mund gjem domatet tamet, jere mund gjem domatet thartë, dhe produkti i pjate që ne bëjmë, do dalë asia i soj. Quindi ci sono, questo dopo, è, dopo lo facciamo vedere. Questa è la parte, diciamo, dove uno chef deve essere furbo abbastanza da capire quale prodotto può essergli di aiuto nel suo lavoro di tutti i giorni per avere un bel piatto, una buona consistenza e perdere meno tempo a fare lavori che perderesti tempo e focalizzarsi in qualcosa dove veramente lo chef bisogna Mi sono perso, ma allora, perché? Questo aiuta a far sì che lo chef, invece di perdere tempo a fare un lavoro, staremmene giù. Invece di perdere tempo a fare un lavoro che potrebbe fare, diciamo che gli fa perdere tempo vero, prende un prodotto che l'aiuta a fare quel lavoro e si focalizza in qualcosa che è più importante in cucina da fare. Ne jemi për ndihmë sepse duke përdorur gjithë produktet ose disa nga produktet, nuk mund të humbim kohë, duke përgatitur produktin, po shkojmë direkt që të merremi me pjatën. A me tante volte mi dicono, ah chef, ma io ho una cucina, ho tre cuochi che possono fare, faccio fare a loro. Io dico, a me non piace dire questo, però tu puoi avere un cuoco, usi un prodotto che ti aiuta a evitare di pagare altri due e tu salvi denaro. Quindi bisogna essere molto intelligenti. Oh, puoi fare più ricette. Puoi fare più ricette e più varietà di utilizzo. Ndodhë që shumë herë na thonë që un kam tre kuzhinieri, vej ato të punojnë gjithë ditën, po kjo është diçka që mund dhe të kursejmë kohë dhe mund të kursejmë dhe mund të bëjmë dhe sa më tepër riceta në menu. Ci sono posti che hanno cucine piccole, non hanno spazio, non posso fare certe preparazioni, spesso ka kuzhinat vogla që s'kan vende ku të bëjnë shumë përgatitje. E quindi dici non facciamo eviti di fare certi piatti perché non hai lo spazio e la mano d'opera per poterlo fare. Nga që kemi kuzhinat e vogla ose kemi shumë përgatitje, bëjmë menu të shkurtër. Noi diamo questa opportunità. Ne sot vi diamo mënyrën që mund të varioni. Anche un bar, anche un piccolo che fa panini può avere una varietà di ingredienti e di prodotti da utilizzare, fare bei piatti, belle cose e buone. Me këto lloj produktesh ne dhe një bar dhe një ambient i vogël mund të bëj disa pjata. Adesso oggi siamo qui anche per farvi assaggiare i prodotti tale quale, perché per noi è molto importante che voi possiate provare il prodotto come esce dalla latta o dal barattolo per capire l'alta qualità del prodotto, e poi lo andremo anche a trasformare in risotto, pasta, qualche cosa qui, in modo che potete vederlo anche lavorato come avviene. Sot do t'ju tregojmë dhe prodotti in direkte si që është i nxjerrur nga kanaqja, por dhe produktin i ndërthurur dhe i gatuar, i mbaruar në pjatë. Quindi dhe, adesso partiremo okay, con un risotto che vi farò assaggiare. Le facciamo come ieri in due maniere, con sì, le cose. Faccio, ho pensato di fare questo e mettere le gocce di peperone rosso giallo che gli dà colore alla crema. Okay. Così gli facciamo un po' un twist. Un po' di pepe. Ma lo facciamo anche il tartufo e la cosa? Anche quello, però partivo. Ok, va benissimo, ok. Tanto ti bëjmë një risotto me tre prodotti, një crema di pecorino, pasta një pesto di agrumi, që është bajame dhe portokal. Dhe do të përdorim disa speca të vegjel, quen speca nani. Do më falni për Shqipen, po e kam pak vështirësi. Speca të vegjel. Ja, për tashi duja të rëgojmë që duja provoni, duja sjedhin pjatë, se cilin. Prodotti, potete
andare. No, ma adesso li mettiamo in piatto. Sono felice, esatto, se provate, perché come ho detto, già sentirli proprio naturali e capire quanto sono buoni già. No. Ok. Vale, io parto con sto sì. Allora, mentre tu parti, sì. Se vuoi tu far vedere e far okay. passare. Allora, l'impasto non è che si tira, si fa, si tocca in questo modo per sentire la consistenza. Ok. Kjo është brumë i pizzës i mbaruar, që bëm shpar. Po, po, bëhet shumë. Po, kjo është brumë. Si, si, e rove. Ma sentire anche la signorina che è venuta per la giornata della pasta. Ok, adesso. Sì, la signorina che è venuta. Eh? Po me vuoi sapere? Po. Sa ku e lan jashtë, pas ka lënë topa. Gjysore. Gjysmore. Varet nga temperatura që është për shkakun që është shumë ngrohtë 20 minuta. E lën? Për ditën e nesme apo? Jo, jo, direkt e bën topat. Atë varet nga pjesa miellit. Nëse ti përdor napoletanën, mund ta bësh në mëngjes. Minimum duhet të kalojnë 8 orë. Okej? Që është më pjesa më e mirë më. Okej? Pastaj më e mira fare është 24 orë. Okej. Ti e di, më një sëmë. Me recetën. Si ka me di? Da? Pa, s'kam pas koma. Ja, s'kam pas un koma arë ty, se... Michele, intanto posso spiegare il discorso della pasta? Assolutamente. Eh? O il riso? Spiego intanto il riso, quello sì. Bravo. Allora, in questo caso? In questo caso, per dare un riso di vietruar 12 muai. Questo perché? Perché noi, ovviamente, il riso di solito per fare un risotto abbiamo bisogno di un 20-25 minuti di cottura. Per bërë një oriz duhet 20-25 minuta ko. Noi abbiamo fatto una produzione di riso carnaroli invecchiato. Ne kemi bërë një produkt, një oriz të carnaroli të vjetëruar. Il motivo per cui si fa un riso carnaroli invecchiato che si invecchia in silos... Arsyeja sepse bëjmë një riz invecchiato në silos. È perché è un riso che tiene molto meglio la cottura al dente, diciamo. Është një riz që mban më tepër gattimin, që është al dente. Quindi ci aiuta a avere un ottimo risotto, perché è molto importante che il riso non sia stracotto quando facciamo risotto, ma sia al dente. Al dente non vuol dire crudo, vuol dire con una consistenza al morso. Bastanta verace. Oriz nuk është al dente, nuk do të thotë që të jetë i papjekur, po do të ketë pak konsistencë kur ne e kafshojmë. Io in questo caso ho precotto il riso e ho utilizzato per fare il brodo, un brodo granulare vegetale che produciamo sempre noi. Në këtë rast kemi bërë një kotturë, një gjysmë kotture të risotos, të orizit, që t'jemi më të shpejt, më se nuk mund presim 25 minuta. Perché non ha glutamato, quindi è un prodotto sano. Io spesso e volentieri mi faccio il mio brodo, ma se ho una urgenza mi preparo di questo perché posso sempre continuare a lavorare. Un spesher përdor e bëj vet brodën me siç e bëjmë gjithë në atë, por për një shpejtësi përdor te që kam gatë. Faccio un brodo vegetale. Bëj një brodo vegetal sepse është asnjë anës dhe për peshkun dhe për mishin.
perché voglio un riso che posso utilizzare sia per un riso di pollo, un riso con pesce o un riso vegetale. Quindi ho una base di riso neutrale, diciamo. Per ogni base ho riso neutrale, per noi perdere me vegetale, ci monta perdere me mish, me pesce, me pull. Abbiamo fatto la precottura del riso e questo ve lo spiego velocemente. Che mi prendi precottura o riso, ti spiego i processi si è cambiato. Che è molto semplice. Si assume thiest. Praticamente prendiamo, facciamo il procedimento del riso da risotto normale. Quindi io oggi non uso più cipolla nel fondo, faccio solo un po' di olio, metto il riso. Un tani nuk bëjmë, si i bëndi i eriko që vesha qep dhe vaj dhe vesha orizin që tu pjekte, po bëj vetëm pak vaj dhe vej orizin. Faccio tostare un po' il riso con l'olio. Che devo bëj pjekin e orizin me vajn që fillonë një gjonat e zhurën. Aggiungo vino bianco e faccio evaporare. I hull ver të bardh që i bëj evaporacionin. In modo che eliminiamo l'alcol, perché sennò... Eliminojmë alcolin që ka mrenë ke vera. A quel punto aggiungo brodo, come ho detto... Në atë rast shtoj brodon. Non importa se è una pentola grande o una pentola piccola, l'importante è che mettiamo un dito di brodo a coprire il nostro riso. Nuk ka rëndësi sa është tengjere e vogël ose tengjere e madhe. Mjafton që të vëmë një gisht sipër orizit, më thaf, brodo, më thaf. A quel punto non mettiamo un coperchio, mettiamo pellicola. Në atë pik nuk vet kapaku, po vet një pellicola sipër e të dukshme. E zgjidhjamo bene tutta la pentola. Dhe e zëmë gjithë frymën dhe bëhet si top ajo. Dhe e shofim brenda derisa të pi ujin e orizit. No? In quel modo abbiamo come una cottura a pressione, perché non c'è dispersione. Quhet një cottur me pression. Non avendo dispersione di vapore, il nostro riso lo possiamo vedere perché la pellicola permette di vedere la cottura. Orizin tonë e shohin derisa të pi lëngun, si themi. Nel tempo di solito di 8-10 minuti il riso ha assorbito tutto il brodo che abbiamo messo. Në kohën 8-10 minuta, orizi ka pirë gjithë lëngun dhe është gati. A quel punto lo stendiamo o su dei vassoi e lo mettiamo in un abbattitore o su un banco di acciaio ben steso e lo facciamo o e vemi një letër, jo letër, një banak inox ose e fusim në abbattitore direkt në avë. E abbiamo un riso completamente freddo, lo possiamo mettere, come ho fatto io, vi faccio vedere. Dhe kemi un riso gaci të gacim. In una gastronom, un contenitore. Dhe e vemi i gastronom dhe është gjithmonë gati dhe... Questo riso ha praticamente metà cottura. Kjo është gjysëm i pjekur. Questo se lo andiamo a utilizzare, come adesso sto facendo, in 7-8 minuti abbiamo un risotto pronto. Per 7-8 minuti kemi orizin gati. Questo mantenuto in frigo può durare 4-5 giorni. Metto un po' di brodo. Sì, adesso mi metto anche l'ingrediente perché ci siamo. Ok, quindi andiamo avanti. Qua faccio questo riso. Come ho detto uso una crema di pecorino, quindi posso già aggiungere la mia crema adesso. E bëjmë një crema pecorino që jashtëm që tani. Me daf, tu janë 4 porcione, kemi hodhë vetëm 2 lukë pecorino, me daf. Uli qikë se nuk shofim nga mra. E të të. Nuk ka nevoj t'i hudhe gjallë, po se ke kjo loj kremi, sepse kremi kryohet me antë të djathit dhe i ka gjithë grasët, gjithë dhjamrat që duen, i ka brënda me. A questo punto, aggiungo le gocce di peperone, così mi fa colore. Me këtë pik bëjmë gocët e peperones që të bëjmë ngjyra. Po, ne zgjidhëm e bëjmë me peperone dje, po të njëjtën me të njëjtën djathë e bëjmë me pistakjo, se kemi krem pistakjo. E bëm me një lloj tjetër.
uno può giocare con i nostri ingredienti. Duke pas crema, mund bëjmë edhe un riso anche con porcini, tartufo, così. Po duke pasur kremra, mund bëjmë edhe një bis në të njëjtë moment, sepse me anë kremit na jep mundësinë që mund ta përdorim një krem asparagi, një krem karçofi. Do na jep mundësi shumë të bëjmë menu ose risotto të ndryshëm. Questo riso lo andremo a finire con il nostro pesto di agrumi. Questo è un pesto fatto con limone e arancia, quindi ha questo aroma agrumato molto buono, molto delicato. Si sposa anche molto bene con pesce e carne. Ky pesti me agrumi është fantastik fare dhe me peshkun. Riso deve essere sempre all'onda, diciamo noi. O riso është gjithmonë all'onda, me dallë. Quindi mai troppo asciutto. Kur shumë i thatë. Quindi non si mette mai in un copa pasta, ma si nuk vetë kur në copa pasta, për me shpjatë të lirë. Adesso sentiamo, ma secondo me siamo già avanti. Sì, secondo me perché eravamo già avanti prima. Esattamente, sono perfetti. Adesso aggiungo un po' di pesto. Ma glielo mettiamo a gocce sopra? Metterlo dagli un po' in mezzo per dargli, okay. Poi magari un po' anche sopra. Questo è un prodotto da usare con delicatezza, eh? Che pesto si produce in un... Ci përdohet me delikatesë, jo shumë, sepse è molto invasivo. Esatto. Lo senti già come si sente odore di. Bene, adesso vi faccio assaggiare. La si deve essere per piatta. Metto un po' anche sopra. Sì, sì. Appena così vedono. È rovinato il decoro. Scusa, hai ragione. Dario. Un po' di grana, no, no. Hai già messo? Sì. Ti do un cucchiaio? Cioè, è già tanto, già tanto. Questo. Aspetta, pensa, principite avem tu, bëjte, bëj tu. Risolto 25 minuti in 7-8 minuti. Questo è buono per quando lavoriamo al ristorante. Risotto spesso non si fa perché il cliente non vuole aspettare, ma quando è fatto così possiamo fare vari tipi di risotto perché abbiamo una base pronta e possiamo giocare con tartufo, porcini, carciofi, in questo caso crema di pecorino. Quindi possiamo avere 3-4 risotti nel menù che giochiamo noi a seconda del gusto che ci va di aggiungere gli ingredienti. Me këtë lloj, duke pasur shumë kremra, mund bëjmë bazën e orizit dhe shumë shpejt mund bëjmë ndryshimin nga një risotto, mund kemi me që ka çmim të ulët dhe ka shumë fitim për ristoratorët. Quindi può avere un buon margine, sentite come rimane comunque bello al dente, saporito, perché? Perché il nostro prodotto è già cotto, quindi non ho bisogno di cuocerlo nel riso, lo aggiungo, è già pronto, mi dà già il suo sapore. Qui mi ho messo una crema di pecorino. Tu vuoi una crema pecorina? Il nostro pesto di agrumi. Pesto di agrumi. Gli dà quel sapore un po' di limone e le gocce di peperone rosso giallo che sono in agrodolce. E le gocce e spezzave che è in agrodolce. Quindi molto velocemente riusciamo a fare un bel piatto, diverso da un classico. Shumë shpejt mund bëjmë një produkt shumë të mirë. E apprezzabile. Posso
andare avanti con una pasta se vogliamo. Sì. Se non, se lui ha bisogno di un'altra cosa, no? Facciamo così. Sì. Pizzaioli salita. Nicola. Come vi sembra il riso? Buono? Piace? Nick? Buono. Tocca a te dopo. Fai pizza? Facciamo. Posso fare una pasta anche? O vuoi andare, sei già pronto? Allora, io volevo mostrare le palline e fare già passare. Dai. Buono. Vai. Io ti ho messo qua questo. Guarda bene. Se tu vuoi che vedo, allora dai il microfono. Se tieni ancora solo la questo. Certo. Kjo është brumi pizzës që përgatitëm shpar. Op, falë. Allora, ecco, questo è il risultato che si ottiene solo con farina bianca oppure con il 50% di farina integrale. Kjo është me 50% integral, ajo është 100%. Quanto grammi hai fatto? Sono 250. 250? 250 grammi. Allora, io oggi sono qui a parlare di farina. Un sot jam tu per fol per miel dhe per impasto. Quando la pasta è buona e la farina è buona, kur macarona se mir dhe miel e si mir, è meglio mettere un po' più di pasta. Ës mir të vëmë atë për çik më tepër brum, që një gjot shija e brumit. Così il cliente si ricorda della vostra arte. Su che clienti kujton artin e juaj. Ho messo solo 8 palline per ogni cassa. Kam vënë vetëm 8 topa për çdo vasket. Perché io voglio che ogni pallina abbia lo spazio per crescere. Sepse un dua që çdo top të ketë zonën e vet për të rritur. Senza andare a toccare una con l'altra, perché da una pallina quadrata si fa la pizza tutta. Sepse nga një top quadrat del pizza e shumë tut, në pospati ven që t'habet. E siccome abbiamo visto l'impasto, abbiamo parlato di farina, abbiamo parlato anche di... Folëm për pizzat, folëm për brumin, folëm për mjedin, folëm për gjitha, tashi është momenti që ta provojmë dhe pizzat. Sto utilizzando palline fredde, le ho appena portate via dal frigorifero. Po përdojmë topat e ftot, që të shifë një diferenze nga topi ftot dhe nga topi ngrot pasaj. Il frigorifero è precisamente a 2 gradi e mezzo costanti. Në frigorifero ishte 2 gradi e gjysë costant nga dje. Ma io non mi fido di quello che c'è scritto sul frigorifero sul display. Po unë nuk besojmë ke ajo që shkrytër ke frigorifero sipër. Io controllo col termometro la temperatura di quello che c'è dentro. Po controlloj me termometër me atë që ka brenda produkti. Spesso il display non dice la verità. Shumë herë display nuk thot vërtetën. Allora abbiamo preparato diversi abbinamenti e kemi përdor disa shije. Cercheremo di abbinare il topping. Kemi do abbinojm topping me impasti e pizza, speriamo. E quindi cercheremo di utilizzare degli ingredienti che normalmente si usano sulle pizze. Do përdojmë produkte që përdojmë ke pizza. Proponendoli però in una versione pizza di qualità, specialità. Duke e përdojmë në një formë të tjetër që për t'i thënë që është pizza speciale. Allora, la prima pizza che vorrei proporvi è la all'impasto integrale. Impasto pa që do t'ju jap është impasto me pizza integrale. È una pizza al tonno. Me pizzën me tonno. Il tonno nella pizzeria di solito si prepara la base con pomodoro, mozzarella. Spesher në pizzeritë përdoret baza me tonno domate. Oggi non usiamo il pomodoro. Sot nuk do përdojmë tomate. Quindi faccio un po' di spazio in modo che voi possiate vedere. Bëj qik hapjen që të shifni se si do përdorojë. Il mio obiettivo... Objektivi im sot është...
e di far sentire il sapore e la qualità di ogni ingrediente che utilizzo. Un dolce di giorno sdo prodotto di sdo Jessica pizza. Io di giorno domate. Il pomodoro ha un sapore predominante. Domate che ogni scie c'è dominon. Metterlo con ingredienti delicati o di grande qualità significa non sentire più la vera qualità degli ingredienti. In questo caso. Dunque, van me prodotto e me qualità. Prodotto me qualità, humin scie ne vet. Dai la spatola blu. Allora, andiamo a utilizzare prima di tutto lo spolvero che è la spolverizza. Vem spolverizzano che banago ci mosnita. Vedete che non fa polvere. Shikon nuk bën pluhur. Quindi è molto utile perché non sporchi l'ambiente e non la respiri. È shumë dur sepse nuk bën pis dhe nuk e merr frym. Është spolveriza, është ai thesi aty. Jam prezent në lëmë komercial. Cerco di togliere le palline rotonde in modo che rimangano belle come quando le ho preparate. Kërkoj të jesh topa trumullake që t'ngelin trumullake pizza. Jo dalë i shtrema shtrema. Normalmente l'impasto con farina integrale non si riesce a stendere. Normalmente, normale me pizza integrale nuk arrin do t'i hapim. Ma soprattutto non si alza nel forno. Dhe normalisht nuk ngrehen, sepse mungon gazi. Io oltretutto sto usando delle palline fredde, molto fredde. Dhe në këtë moment për përdor një top shumë të ftohtë, sepse e mora direkt nga frigoriferi, nuk ishte akoma gati. Quindi vi faccio vedere come lavorare delle palline fredde con farina integrale. Ti tregoj se si përdoret topi ftohtë me miell integrale. Allora, si inizia facendo una prima stesura circa a 15 cm. Filloj duke hapur pak 15 cm në fillim. Non si deve toccare il bordo della pallina. Nuk preket bordi i topit per ta bërë që të ngrehet. In questo modo io comincio la prima stesura. Në këtë mënyrë bëj hapjen e parë. La pasta tende a perdere un po' il freddo. Topi humi qik dhe të ftohtin. E quindi poi vado a riprendere la prima e vado a continuare a stendere. Dhe filloj e hap. Classico. Una farina integrale che non è di qualità non si riesce a stendere. Një miell integrale jo me qualitet nuk hape dot. Come vedete la misura io non l'ho ancora stesa tutta. Si që shifni, mizurën unë se kam hapur akoma të gjithë. Vedrete che poi la facciamo grande. Do të shifni pasaj që do të bëjtë madhe. Una, andiamo a stendere la seconda. La parte liscia la tieni giù sempre? Allora, quando la pasta è giovane. Kur pasta është e freskët, e hershme me lievitacion të erët. La pallina si stende e poi si cuoce girata. Shtrihet dhe pastaj hapet e kthyer përmbys. Quando la pasta invece ha più giorni, kurse topi ka shumë ditë, si stende come la cioè la cuociamo come si stende dritta. E marrim dhe hapim siç është drejt më naf. Okay. Con la pasta di farina bianca abbiamo molta più elasticità. Me miellin e bard hapet më thjesht. Hapet me questo abbiamo molto sapore. Kurse me këtë kemi shumë më tepër shije. Vedete che la stendiamo a circa 26 cm. E shihni që e hapim për 26 cm. Adesso andiamo a osservare come mettiamo gli ingredienti e quali ingredienti mettiamo sulla pizza. Shohim se si do i hudhim produktet dhe çfarë produkti do përdorim ke pizza. Invece che il pomodoro, andiamo a utilizzare un prodotto che è una cipolla. Vend domates do përdorim një qep squiz, një krem qepe e afumikat. Il tonno della cipolla ci sta benissimo.
Tonë me qep, shkon shumë. Ne mettiamo veramente una piccola quantità, non occorre molta. Nuk ka nevojë të hudhim shumë, apo? Kjo është vetëm pak fare. Qui ce n'è meno di un cucchiaio da minestra raso, quindi è veramente poco. Kjo është më pak se një lugë gjelle, apo? Produkt. Dopo questa prima base, noi andiamo ad aggiungere chiaramente la mozzarella. Mas kësajt, mas qepës, do t'i hudhim mozzarella. Anche in questo caso la mozzarella non è importante metterne grande quantità, perché questa è una pizza dove si sentono, devono sentire tutti gli ingredienti, l'impasto e ogni singolo ingrediente. Dhe ke mozzarella nuk ka nevojë që t'i hudhim shumë, sepse tu duhet ndjet gjithmonë produkti. Questa è una mozzarella che io ho tagliato a coltello. Kjo është mozzarella që kemi prerë me thikë. E non l'ho tritata. Dhe nuk e kemi trituar, nuk e kemi... Se tu triti la mozzarella brucia con facilità. Por e përdore mozzarellën e shkrifruar, ajo digjet. E soprattutto produce acqua. Dhe nxjerr ujë. E la bruciatura e l'acqua nella pizza non vanno bene. Dhe djegura dhe ujë nuk shkojnë mirë ke pizza. Lui dice questi giorni ha visto che non hai mai usato il pomodoro. Allora, io adoro il pomodoro. E adoro le domate. Ma quello che io sto cercando di fare è di offrirvi la possibilità di fare qualcosa di diverso. Allora c'è un po' qualcosa di buono, c'è che ne ne sia tieta. Io gjithmonë të njëjtën. Una pizza al tonno. Una pizza con pomodoro e tonno ha un prezzo che è il prezzo normale per tutti. Në një pizzeri, pizza me ton ka të njëjtin çmim, gjithësoj. Quando io faccio una pizza senza pomodoro, diventa una specialità. Kur bëj një pizzë pa domate, bëhet një specialitet. Il prezzo non lo fanno più gli altri, lo fate voi. Çmimi nuk e bëjnë më njerëzit rreth e peqarme, sepse janë pizzat e tjera. Ma soprattutto quando assaggerete capirete il perché. Dhe kur ta provoni pizzën e bërë në këtë lloj mënyrë, do të ndjeni që është gjë tjetër, nuk është ideja e domates. Il tonno che sto utilizzando in busta è un tonno che ha una resa altissima, perché dentro non c'è praticamente olio. Tonni që përdorim me boost është di qualità shumë të lartë sepse nuk ka fare vaj. Në qoftë duhet që ta shtojmë, mund t'i hullim vajin vet, no. Siccome un pizzico di olio su questa pizza è necessario, poi vedrete che noi lo prenderemo dalle olive taggiasca che utilizziamo come... Per kuptu që vaj ke kjo lloj pizze duhet pak, do të vëjmë vajin e ullirit taggiaskë. Këtë që sonë taggiaskë denocciolate, denocciolate. Të janë ulli taggiaskë, është një zonë e Italisë, në Liguri, që hiqet edhe kokra. Ma le facciamo assaggiare sulla pizza, intanto guarda che si sentono... Sì, 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 ma sto facendo. Si sentono bene. No, ma si come le ha. Ah, prego, prego. Che le dia intanto anche un po' così. Quindi aggiungiamo l'oliva, chiedo scusa, aggiungiamo l'oliva taggiasca. Come vedete sto aggiungendo anche un po' dell'olio dell'oliva. Scaravetta grigia. E ben diretto su sopra. Scusami, potete fare pasta se lo prepari. Sto aggiungendo l'olio dell'oliva. Povem vajin e ullirit. Perché arricchisce la pizza. Sepse jep shije akoma pizzës. E rende anche più morbido il tonno, che è un tonno che ha un'altissima resa proprio perché ha poco olio. Dhe jep më tepër shije edhe tonit, që është një tonë me shumë kualitet, sepse nuk ka vaj mbrenda. Eccoci qua, un attimo di pazienza. Io normalmente utilizzo le mani, però qui siamo davanti a voi e utilizzo un cucchiaio.
Herë mase në pizzerinë e përdojmë durët, për sot jemi para jush dhe përdojmë lugën. Mi raccomando, non usate cucchiaio in pizzeria. Mi fate rivedere dietro. Ecco, diciamo che la nostra pizza così è pronta per entrare nel forno, dopo che abbiamo aggiunto anche i due capperi. Do ti vendere due capperi sipër. Sempre capperi janë in agrodolce, para se të vetë capperi në një pizzë ose në një gatim, do të shtryllet. Questo lo faccio come in pizzeria, perché se no diventa pazzo. Ecco. Queste sono le nostre pizze pronte, quasi pronte ad entrare nel forno. Vedrete che a fine cottura andremo ad aggiungere anche dell'origano, perché su questa, la fund fare do ti hudim dhe origano. Ecco, vi sconsiglio di mettere l'origano prima della cottura, perché l'origano prima della cottura, durante la cottura, perde aromi, profumi e brucia. Para pjekjes nuk hudhet kur origoni, sepse digjet edhe nuk jep bëhet e hidhur. Allora, vi ho detto prima che la pizza la allarghiamo ancora un po'. Io ho già messo i miei ingredienti. La pasta era fredda, quindi era rigida, nervosa. Spar pizza ishte vogël edhe ishte dhe ftohtë. Tani unë e hap vetë me dorë. Adesso io in un attimo, guardate, posso allargare la pizza finché voglio. Mund ta hap me dorë sa dua. Senza rischiare di rovinarla. Pa pas frikur se që të prishet me të digjet, të çahet. Kapet me tre gishta dhe havet. Tende a essere più pericoloso, perché quando metti molti ingredienti su una pizza, la pizza si può anche attaccare al tavolo. Invece così io uso pochissima farina sul tavolo e la pizza rimane pulita. Kështu përdor pak miell në tavolinë dhe pizza ngrihet shumë e pastër më thaf. Qualche domanda? Keni pyetje? Desert, pizza desert. Per pizza te ambla, thot. Dice. Allora, vi posso dare un'idea. Un montiato di sa idea. In molte pizzerie, per proporre la pizza desert, prendono un disco di pasta da pizza normale. Ma ogni disc pizza normale. Lo mettono dentro il forno. Fusion a fur. Poi lo tolgono quando è cotto e aggiungono della Nutella. Kur ka marrë punë i hullin Nutella sipër. Questo non è una pizza dessert. Kjo nuk është pizza dessert. Questa è una pizza con la Nutella. Kjo është pizza me Nutella. Allora vi posso dare un esempio di un'idea per fare. Mund t'i jap një ide për të bërë një pizza dessert. Per presentare una pizza dessert con la Nutella che però sia un dessert. Un do t'i jap një ide për pizzën dessert me Nutella, po që të jetë një pizza dessert. Bisogna usare un impasto ben lievitato e ben maturo. Do të përdor një brum shumë të që të ketë 3-4 ditë dhe që të lievitoj shumë. Si stende il disco di pasta fino a un diametro un po' più piccolo. 26? 26 circa. Shtrohet hapet 26 cm topi pizzës. Si pizzica il bordo per creare un bordo rialzato. Pizzicohet cepat e bordës për të ngrejtë, për të bërë një kordon shumë të lartë. L'impasto deve avere uno spessore omogeneo su tutta la parte. L'impasti, ajo që do shtrim tjetë i sojme dhe i vogël. Dopodiché, con la punta delle dita,
tip of the fingers, vai a picchiettare la pasta, la mesta, e bën me gishta, me dha, bën topa topa, bën kështu, gropa gropa të vogla, me dha, po jo që dalin nga ana tjetër, vetëm që shtypet. Si aggiunge un liquore al caffè o al cioccolato? Vet një bassa graduazione alcolica, eh? Vet një liquor me, si për shembull, kalua, që ose njifli. Perfetto. Ok, kalua është një produkt, nuk e di, është në Shqipëri prezent apo jo. I kafes, dhe vet post. E si mette a cottura la base con il liquore al caffè. Dhe vet, vet në pjekje, kështu si qështë në. In questa cottura, l'alcol scioglie un po' la pasta. Në këtë mënyrë, pastën, pizzën e shkrim pak alkoli. E la pasta quindi assorbe un po' di zucchero e l'aroma al cacao o al... Në këtë mënyrë, brumi tërheq shijen dhe çokoladës ose të kafes. Quando si toglie la pizza dal forno, kur hiqet pizza nga furri, si può aggiungere una Nutella. I shtot Nutella. Io consiglio sulla Nutella di andare a aggiungere anche una granella di nocciola. I vedi çik granella di nocciola. Trova lefi, ok. Një lefi e coptuar. Possiamo pensare di grattare del cioccolato bianco alla vaniglia. Mund të grattojmë dhe cioccolat bardh vanilje. Poi si passa una piccola quantità di zucchero a velo sul bordo della pizza. Pastaj kalojmë sheqer pluhur ke bordi. Quindi si taglia la pizza in 8 pezzi. Kështu që pret pizza në 8 pjesë. E nella parte centrale si può mettere un ciuffetto di panna da cucina di quella spray. Mund vede një ciuffetto di panna spray. Per poter attingere con il pezzo di pizza o gelato. Un piatto o gelato. O gelato. O se ne ogni cop gelato alla vaniglia a coloret e sanies men mes. Metti il cipolla croccante o no? Adesso lo so. Ah, no, ma lo usi? No, Mettiamo l'ordine. Ah, ok. Dov'è? Ah, ce l'hai qua. Dhe në fund fare vetë rigoni që ti apri shien. Integrale, giusto? Sì. Questo deve essere già molto buono. E proprio sono rimasto presento io. Quella, tanto detto, col prodotto lì c'è stata di massa. Pensa a due gamberetti lì. Tutto risotto da Madonna. Sai cosa ci metterei io qua? No, no, non di parlavo del risotto perché mi stavo assaggiando il risotto. No, stavo assaggiando il risotto. Tu sai che la Saint-Jacques è la mamma ricca di un pesce molto più povero, sì, che è il canestrello. Sì. Se tu pensi a un canestrello solo messo al forno e aggiunto su questa, siccome un sapore più forte, rimane percepibile un modo di... Io poi un canestrello l'ho riscoperto. Lo sgombro è fantastico. È una roba fantastica. Molto bene, dico. Ma anche il tono si è buono. Quello sì, però lo sgombro c'ha più, dicono, omega rispetto al tonno. Ha più tega? In latte, parlo sempre di prodotto sott'olio, non fresco. Ah, pensavo che ha più tega. Poi sai cos'è la tega del Ronaldo? La tega cos'è? La pizza è passata. Ah, la tega. La funcia.
La poia in Spagna. La wallera. In Spagna la poia. Il canestrale. Viene una roba di questa già che si è prodotto in Spagna. Ah no? Messa con un minuto di piscio. Avevo una domanda. Com'è? Sì, sì, eh? Allora, questa è una pizza al tonno. Pensate che differenza c'è fra mettere il pomodoro e invece avere una base perfetta. Me domato se pa domato. Il prezzo di questa pizza lo fate c'mimi, voi. C'mimi, ne sei pizza, non ti avviene più che ristorante. Calcolate il costo degli ingredienti, guardate che c'è pochissimo come ingrediente. C'è un pack prodotto. Ma il sapore in bocca è qualcosa sì, che non sì, è sum mio. Ok, questo era il primo assaggio. Adesso do la parola a... Devi dare un secondo finché assaggiate voi. Sono mia. Erdi. È sfit microfono. Si figa per te. Un secondo dai. Italiano, facciamo la pasta adesso. Sì. Allora, mi dai 5 minuti che spiego la pasta? Vado io? Sì, sì. Ok. Può che lo dico io, ma intanto la luce. Ho spiegato che avevi una telefonata importante. Giusto. A te. Tani dobbiamo i macaron. Dove ti spiego i differenza? Ok. E macaronave të ndryshme. Unë dhe mund t'i përzi, njof
Me si mu, diferenca nga i makaronën tjetër. Kemi tre shoqëritë ndryshme. Unë pretendoj që mos them emrat. E tre konkurentëve të me tre cilësi të ndryshme. Kjo është një makaron me të vëmë këtu që duket më mirë. Me ngjyrë shumë të errët dhe është shumë lisha, me dhe i themin e, shumë e rëshket, që rëshket. E dyta, është shumë e zbet, gati e te i dukshme, po ta shofësh, dhe kjo rëshket dora në ke makarona. E treta, kjo është e verdh si gruri, dhe kur e prek është shumë e ashpër për tu janë të tre të ndryshme dhe kjo bën diferencën e makaronës më thaf. Rumo është e vetmja past që përdor rame, bakër dhe teflon për të bërë estracionin e pastës më thaf. Që i jep këtë gjën ndryshe nga tjera, më thaf, që nuk është e shkrifët, kështu që kur bëjmë një sugo, kur bëjmë një makaron, kjo lëshon amidën e vetë dhe bëhet ajo kremi i makaronës që themi gjithnjë, më thaf. Amidon. Po të shofim diferencë njëra nga tjetra, njëra shumë e verdhë, më thaf, do të thotë që ka pigment në brënda, ose vizë, të verdhë vezësh. Tjetra është shumë e të i dukshme dhe shumë e letë në afë, dhe tjetra është gjë tjetër që ne nëmbronë ke pasta rumo, që nuk përdojë produkte rusë ose produkte që vinë nga Ukrajina, që do të thotë, duke qenë problemi ku ka ndollën në afë, se ka shumë pasta tjera që përdojën antibiotikun për të mbajt në silus që mos kënë probleme. Dhe pastor më e deklaron 100% nuk ka asnjë lloj antibiotikë u brënda, sepse nuk përdor produkte të Rusisë që vinë, problemi ishte i Chernobylit, që ajo ka vite që vazhdon me këtë lloj probleme. Prandaj vetë në disa pasta të tjera, vetë antibiotikë u brënda, për të bërë diferencën që mos kemi probleme në ngrënje me. Po duket me sy, diferenca. Ditën e parë, ne bëm dhe në pjekje, në zjerje, ndryshimin njëra, se cila njëra nga tjetra. Për të parë diferencën. Kështu nuk e keni, po çdo një në shtëpi mund të bëj provën, me dy lloj makaronash, po 100 gram, 100 gram njëra, 100 gram tjetra, dhe të lej me minutat e shkruaj të ora ke kutia, do shifni që diferencët do ketë njëra nga tjetra. Ka shumë diferencë. Falenderit. Kushe mandare, ko, këra pastë. Ore kjetë? Si, për le faccio. Cioè, cioè. Questo per esempio è un esempio di pasta rumo che noi abbiamo precotto. Che mi bërë pasta rumo të gatuar dy herë. Qual è il segreto della precottura? Cos'è il segreto? Cos'è il segreto i dy herë i gatuar? Spesso con la pasta si pensa una pasta che ha 12 minuti di cottura, alla 4-10 così ce l'ho pronta. È uno sbaglio. Kur menon që pasta që ose do në 12 minutat të zjej, menon të gatuem 10 dhe pastaj kemi gati, është gabim shumë i malë. E uno sbaglio perché noi quando precuociamo la pasta non la raffreddiamo sotto l'acqua. Kur ne bëjmë gatimin e pastës gjysëm e gatuar, nuk duhet aftofim në ujë. Perché? Perché mettendo l'acqua, la pasta sotto l'acqua, togliamo tutto l'amido dalla pasta, che è quello che noi... Duke vën pastën në ujë, heqim gjithë amidën makaronës.
Quindi la cottura ideale, tipo io ho cotto prima le orecchiette, ho messo giù, ho dato 8 minuti di 12 che aveva e l'ho scolata. Per la bespeti da 8 minuti, di solito fanno 5 o 8. Spesso faccio, dipende, ecco, diciamo, le tempistiche che possono variare tra la metà del tempo, cioè 6 minuti, o 8 è se raffreddo, come ho fatto io qua, senza battitore, o se raffreddo con battitore. Dushimi minutave, va si eftof macaron, eftof normale o se eftof me abbattitore, a te ndushon nga 6, per esempio nga gjysmat e minutave, që ose këtu duhet 12, 6 minuta e 10, dhe pastaj pjesën tjetër, 2-3 minuta e herën e dytë. Perché dobbiamo calcolare quando facciamo una precottura e raffreddiamo senza battitore, la pasta continua a cuocere per altri 2-3 minuti finché non è fredda. Duke e ftofur jo me abbattitor, po me dur ose me banak, makarona vazhdon akoma të zije nga pak me raf. Kështu që duhet na majt 5 minuta dhe ta lëm 2-3 minuta shto ata. Mentre l'abbattitore abbatte in veloce, in un tempo molto rapido la temperatura. Questi abbattitori e ftof direkt atë dhe kështu që ka nevojë për më tepër minuta, do thot 7 ose 8 minuta me gjysma e pjekës. Quindi questa qui noi l'abbiamo fatta cercando di avendo un raffreddamento senza battitore, di solito calcoliamo la metà del tempo di cottura. Bëjmë gjysmën e cotturës, që se shkruj 12, do të bëjmë 6. E adesso abbiamo la nostra pasta. Quello Sute, che io amo fare, è kjo që ne, unë që kam dëshirë të bëj, që dashurë... Questa è una pasta fredda che io mantengo in frigo. Kjo është një makaron e ftohtë që unë kisha majtë në frigorifer. Non facciamo lo sbaglio di tenere un contenitore di pasta vicino alla stufa con 40 gradi in cucina 3 ore e poi rimetterlo in frigo perché va male. L'olio nuk lejohet të marrë makarona me vaj afër gatimit për 2-3 ore dhe pastaj e marrin dhe fusin në frigorifer, sepse duke pas dhe pak vaj fermenton. Quello che fa andare a male la pasta non è la pasta in sé, ma una volta che noi la scogliamo aggiungiamo un po' di olio e l'olio al caldo diventa arancido. Sì, quindi bravo, perfetto. Detto questo, il processo corretto è processi di i mirë per të bërë tani. Questo che voglio farvi adesso è un'orecchietta con pancetta bacon e carciofi e crema di carciofi. Ta si do bëj një orecchiette me pancetta, carciofi e crema di carciofi. L'orecchietta fredda io la butto all'acqua 30 secondi. E hull në ujë 30 secondi. Massimo un minuto. E dopodiché la butto direttamente nella mia salsa. Quindi il primo procedimento è fare la salsa. Pastaj hull kë salsa, për gjë e parë është përgatis salsën. Ok, quindi mettiamo un po' di olio. Pak vaj. Non tanto perché abbiamo aggiungere pancetta. Bene. Jo shumë sepse kemi dhe hullim pancetë sepse ajo çon vajin e vet. Vediamo che scaldi un po'. Prodotto si stash, è già cotto, è già pronto. Prodotti ora si gacem. Quindi qua non ho bisogno di aggiungere aglio, cipolla. Ska nevoj të vej hurda, qep, se prodotti e kam gacem. E lì velocizzo anche la mia preparazione. Su që dhe përgatitja e pjatës time shumë e shpejt. Facciamo rosolare bene, così il grasso rilascia il suo e diventa un po' più croccante. Bëjmë rosoliam, pjeki mirë pancetën e rafë që piqet mirë. Dhe bëhet gati. Jo qua metto sempre un po' di pepe. Dhe pak piper che... Che ci sta bene.
Ok, adesso cosa faccio? Aggiungo i miei carciofi. Sto i carciofi che sono fiangati. A spicchi che lui prima ha usato nell'acqua. C'è anche carciofi che per dove mi spar, per bagni. Io non l'avevo usato per la pizza, che avevo usato ieri. Ah, ieri, oggi ancora no. Carciofi a spicchi, e a partire da una tempera creme, mi lu creme. E ora aggiungo anche la crema di carciofi, un paio di cucchiai. Piano di crema, fatta con carciofi ore e non con... Esatto. C'è questa crema, burr, me lule, e io me bista. Circa crema. Ripeto, si chiama crema di carciofi, ma non ha panna dentro. E carciofo 100%. 5-5 carciofi. Io scas panna, si dice... Che se ka shumë firma tjera që bëjnë, që është me lirë, sepse kanë pana ose kanë diçka tjetër për ta shtuar. Ora, aggiungo anche un pizzichino di sale, appena appena. Pak kryp, pak fare, sepse ka mren. Poi, se voglio, po di... spengo. E fik. Un tocco adesso, solo perché voglio dargli un... diciamo un corpo più avvolgente sull'orecchietta, se no potrei lasciarla anche senza. Preferisci lasciarlo senza tu? Io sì, con un po' di acqua. Io. Dai, allora lasciamo senza. No, in questo caso non metto panna, ma gli senza do un po' acqua brutto. Che gli do un po' di... Questo è il brodo vegetale di prima. Meglio look brodo, senza perdere panna. In questo modo il piatto è più leggero. Në këtë lloj mënyre pjata është më e lehtë. Se si veshim panën kishte përcjellje çik më e rëndë. Andiamo a mettere la pasta con l'acqua. Sono già pronto. Sì. Quindi anche al ristorante, quando abbiamo questo un ordine di pasta e carciofi, noi abbiamo una salsa che si fa velocemente appunto col prodotto Ristoris, 30 secondi, un minuto in acqua e abbiamo già il piatto fuori. Quindi diciamo in 3-4 minuti serviamo un piatto di pasta. Ben pacco per bere di pasta e carciofi, no? E pancetta. Pasta in acqua? Se vede pasta in ui. Perché se io l'aggiungo qui, questi sono prodotti già cotti. E ven ui, non che ui direte tu, ma ci sono già piccola, sgati. Per far sì che la pasta prenda calore, riprenda la cottura, pasta qui acqua. Però in quel modo stracuocio tutto quello che è la mia base del prodotto. Nuk e hull makaron direkt këtu dhe t'i shtoj ujin tërë, sepse kjo produkt është gjaj bërë më dhavë. Kështu që e hull atje dhe një minut sa të majnë të ngrofet makarona. Dhe il procedimento corretto. Questo è quello che noi insegniamo come riutilizzare la pasta precotta proprio dandogli quel minuto in acqua. Adesso la tiriamo su. Io che ti porto qua la... Grazie. Grazie mille. Quel po' di acqua di cottura, se c'è dentro, va bene, perché l'acqua ha amido di cottura. Me pak uin e macaronos. Che ca amido. E adesso riaccendiamo il fuoco. E vemo ziar. E vedete che qua... Abbiamo un bel piatto perché, come dicevamo, non avendo aggiunto panna, abbiamo una crema naturale. Che mi crema naturale? Data dall'amido dell'acqua con la salsa di carciofi e la crema di carciofi, diciamo. Mettiamo poco di parmigiano. Un pacco parmigiano. Anche qui, quando usiamo parmigiano, dico sempre, cerchiamo di
mettelo come complemento, ma non troppo, perché sennò copre. E vin pak, po jo shumë, sepse duke exageron, e shiet e produktit par. Ci siamo. Quindi spegniamo e andiamo a servire. La colpa della musica di ieri sera. Sono fantastica, eh? Questo è buono. Cioè, molto buono, mi piace. Un abbinamento. Sono contento che mi hai fatto evitare di mettere la panna. Perché non è una cosa che faccio. Io odio la panna. Aspetta che ti do. No, dopo la salsa. Ok, e adesso potete provarlo. Ragazzi, dove sono i ragazzi? Fa assaggiare e poi. Buona. Tanta roba. E chi mi ha rubato la grappa a me? La grappa l'ho vista, l'ha spostata qui. Ah, metto io. Si e, si të kam, mirë? Si e kam gotëm, më ke së viti që e dhe? Më ke dhe super që vëta fësë dhe në parë të me. Më ke dhe i ka në dhe ti. Bra, më që. Urdo. Nga dora jo dhe duan që. Po, së të javë dhe jetë prapër. Po, të u. Më shumë plotë në e. Po, rësime. Stull aty, unë të forë edhe stull. Si dhe nga ta? Io intanto la preparo per dopo. Posso dare un po' di becco? Sì, certo. Quel profumo crudo. Lo puoi finire se vuoi. Ecco. Sì, ce n'è, tutto fare bene. Quindi fai... Si duket! Edhe gjithë te ja jep kjo kremi këtu me dhaf. Kjo kremi, një lukë në kjo kremi, së është asë i gjo me dhaf. Kosta është shumë e vogël, kjo i pjatë, te mund të bësh dhe me gambereti, okej? Edhe dhe bën gambereti dhe bën një kre, e salto me atë dhe bën dy gambereti sipër, maroj. Mund të lidhësh me kadaif gambereti dhe bën, e skush me dhaf dhe bën një gjë krokante me kremë. Ka shumë kombinime. Com'è questa pasta? Ti piace? Buonissimo. Avete visto, è un pasta semplice perché questo fa parte della tradizione italiana. Noi mettiamo tra quattro ingredienti e facciamo un ottimo piatto. Questo è un piatto con un food cost bassissimo perché abbiamo messo come due cucchiai di crema, un po' di carciofi, saranno stati 100-150 grammi, no. E bacon. Quindi semplicemente un bel risultato. Assaggia. Chiama carciofi, buonissimo. Che c'è proprio l'intensità del sapore di carciofi. Assaggio. Buonissimo. Proprio buono, buono. Buonissimo. Proprio buono. Eh? Non te lo so, io te lo so. Sai quando mi compro il triangolo io? Eh? Quando compro il triangolo io viene da me.
mi chiami. Po, si scutato. Do bëjmë një pizzë të bardhë, pizzë normal me brumi normal. Voi che te la cucino prima? No. Il bello. Vuoi fare croccante? Secondo me. Tu sai. Come vuoi. Vabbè, perché sai, chiedermi in pizzeria di avere anche la cucina, non è una cosa che fai. È vero. Non tutti hanno i fuochi in pizzeria. Ma non lo possono fare. In teglia al forno. Okay. Yeah. Allora prendiamo una padella. Io sono mallato per la cucina. Sì, però se tu usi il forno per altre cose, perdi la temperatura e cuoci male la pizza. Questo te lo dico per esperienza. Quello io alzo le mani. Quindi, se vogliamo farlo con la pancetta croccante, la facciamo. Ma fai come... Vai, fai te come vuoi. Allora, adesso andiamo a vedere una pizza che anche questa ha un ingrediente che è un ingrediente classico della pizzeria, che sono i funghi. Do bëjmë një pizzë me kërpurdha, jo shumë e thjeshtë. Però molto spesso quando mangi una pizza con i funghi non senti né il profumo e né il sapore dei funghi. Kur ha një pizzë me kërpurdha nuk din as shijen e kërpurdhës, as shijen e pizzës. Perché il pomodoro ha i suoi aromi, ha i suoi. Sepse domate ka aromat e veta. Mentre il fungo è estremamente delicato. Kurse kërpurdha është një diçka shumë delikate. Quindi andiamo a utilizzare innanzitutto l'impasto fatto con la farina bianca. Do përdorim miellin e bardh, atë brumin e bardh, jo integralin se radhe. E poi vedrete che andremo a cercare di preservare, a proteggere il sapore e il profumo dei funghi. Do bëjmë diçka shumë të mirë që do ruajmë profumat dhe shijet e kërpurdhës. Quindi prepariamo le nostre due belle pagnotte di pasta lievitata e matura. Pagatissim due topa ton të mirë gacëm. Ma io quando tolgo le palline cerco di mantenere la loro forma. Ju nuk e shihni, po unë kërkoj të marr formën e duhur të topit. Soprattutto è molto importante non togliere i gas che c'è dentro la pasta. Është shumë e rëndësishme mos të heqim gazin që është brenda ke topi pizzës. Quel gas è importante perché ai gas është shumë i rëndësishëm. La pizza si alza di più. Sepse pizza ngrihet shumë më tepër. Quindi noi sempre rispettiamo il bordo, cerchiamo di non toccarlo con la punta delle dita. Rispettiamo gjithmonë bordin. Dhe nuk e prekim shumë. Dopodiché vedrete che con la farina bianca è molto più facile stenderla, guardate che... Me miellin e bardha shumë e thjesht hapja. Quindi, una, anche qui non la stendiamo completamente. Edhe këtu nuk e hap gjithë. Quindi prepariamo le nostre due... Pregatissim dy... Pizze sul tavolo e andiamo pizza tona. A aggiungere. Una piccolissima quantità di tartufo che è il tartufo shumë 5% pak tartufo e ci chiami ne... quello che vi consiglio di fare, il tartufo è estremamente delicato ma un sapore molto forte. Tartufi ka shumë delicato e ka shije shumë forte. Quindi dosarlo e distribuirlo in un modo attento senza esagerare è fondamentale. Ta shpëndar sa më tepër, sa më mirë, është shumë e rëndësishme. Quindi andiamo a usare due cucchiai. Përdorim dy lugë. Con un cucchiaio teniamo il tartufo e con l'altro andiamo a mettere... Me një majmë tartufën dhe tjetër e shtrijem. Sulla pizza. In questo modo. Guardate, è più che sufficiente quello che ho usato, eh. Është shumë i mjaftueshëm kjo që përdora më. Jana është sërst 1 gram. Sa janë 1-2 grami? Maksimum mund tjetë 2 gram. Krem. Vedete që alla fine sarà un equilibrio perfetto. E do shihni që në fund do jetë një ekuilibër
perfetto. Abbiamo messo distribuito, lo possiamo anche, vedete, estendere in questo modo, ma senza distribuirlo dappertutto. E affronta la hopping pack. Questa diventa la nostra base. Che ho dotato base ion, io domatia. Chiaramente sulla base andiamo ad aggiungere il misto funghi. Che base i mixing è per purdes. Va di mano. No, va di mano. Allora, il misto funghi l'ho solo scolato dall'olio. Il misto funghi, vedo me hoce nga vai. Cerchiamo di mettere i funghi soprattutto nella parte esterna. Kërkojmë t'i vim kërpurdat nga ana e jashtë. Perché poi il sapore, il profumo del fungo in realtà scenderà verso il centro. Sepse shia dhe ajo e kërpurdës do vinë në mes. Quando c'è la grande qualità, kur ka shumë kualitet, nuk ka nevojë që të vim shumë kërpurdha. Questa è la nostra base. Kjo është baza jonë. Come l'ingrediente principale. Me ingredientin principal andiamo a proteggere il fungo. Tashi shkojmë dhe mbrojmë kërpurdhën. E quindi la mettiamo subito dopo. La ricotta. Quindi andiamo a mettere la mozzarella sopra al fungo. Ma che male che non si secchi il tatu. Mi ha detto lui. Sì. La metto un po' sì. Andiamo a mettere la mozzarella sopra il fungo. Vem mozzarella per sipër kërpurdhës. Perché in questo modo il fungo mantiene molto più sapore e molto più profumo. Su që kërpurdha të ruajnë vetit e veta dhe nuk digjet më kur e fusin në furrë. Poi possiamo pensare di andare ad arricchire la pizza di una piccolissima quantità di parte grassa. Mendojmë që ta shtojmë ta con un po' di parte grassa. Però guardate qual è la quantità, perché è molto importante. Usiamo della panna da cucina. Përdor panna cucinës. Guardate, ne usiamo veramente una quantità. E përdojmë shumë pak fare. Panna. Qualche goccia. Non deve essere un ingrediente predominante. Nuk duhet të jetë i produkt që nit shumë shija. Siamo a posto. Vediamo un rego. Quindi andiamo a cuocere le nostre pizze. Shkojmë dhe i pjekim pizza tona. Voglio far guardare la quantità degli ingredienti. Non do ti tregoj sa prodotti che mi hudo, non ca shumë prodotti. Quindi non è una pizza che costa di tanti ingredienti, ma c'è la qualità degli ingredienti, Nuk është pizza që kushton si pizza, sepse costa, sepse ca prodottet e mira de merda. E come vedete, lascio anche una parte di pasta senza condimento per sentire bene il sapore della pasta, perché edhe leve ca vende borë sepse njët e pasta, pizzës. Perché è il vostro biglietto da visita, è la vostra arte fare la pasta. Arti juaj është bësh blumin e pizzës të mirë. Kjo është brumi bardh. Io personalmente su tutte le pizze con ingredienti vegetali. Unë këtë gjitha pizzat me produkte vegetale. Fungo è un ingrediente vegetale. E kërpurdha është një gjë vegetale. A fine cottura non disprezzo mettere un pizzico di parmigiano grattugiato fresco. I vi pak djathë kaçkavallë me grana sipër, pak. Perché vedrete che fa risaltare il sapore. Yep.
jep shumë shije më, më mrapa. Qualche domanda? Keni një pyetje? Allora, io vorrei che voi questa pizza la assaggiaste con gli occhi chiusi. Cioè, quando un kam dëshirë që ju ta hani këtë pizzë ta provoni me me sy të mbyllur. La mettete in bocca occhi chiusi e poi mi dite che cosa pensate. Kur ta provoni me me sy mbyllur, do më thoni ç'a mendoni. Il mio obiettivo è di farvi pensare di essere in una foresta dove ci sono i funghi. Obiettivi më është që t'jeni me një pyll që me t'jeni të rrethuar me 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 kërpurdha, që t'jeni shumë shijen e kërpurdhë. Una cosa che quando mangiate la pizza con pomodoro, mozzarella e funghi non succede mai. Dhe po ju them që kur hani pizzën me kërpurdha dhe me domate, me pizza normale me domata dhe me kërpurdha nuk e ndjeni këtë gjë. Qualche domanda, qualche curiosità? Keni një pyetje, një kuriozitet, doni një gjë? Non ho voluto usare la faccetta questa, perché così nessuno dice che non d'accordo. Ho messo solo i nomi e il tattoo. Sì. Che 2-3 e gjysë deri në 4 minuta për pjekjen e e brumit. Facciamo un ultimo pasto dopo, perché che ora finisce questo, perché sono 12 e mezzo. Faccio risotto. Domande, sì. Faccio risotto porcini. Che temperatura deve essere il forno? Allora, io cerco di tenere... Allora, ogni impasto e ogni risultato chiede una temperatura ben precisa. Sdo risultato, sdo impasto si bët, kërkon një temperaturë të duhur. Në questa... questo caso siamo a 340 gradi. 340 gradi. Immaginate che per cuocere una pizza in un forno a legna napoletano... Në një fur pizze me, me, me dru, ai napoletani... Lavora con 450-480 gradi. Punohet me 450-480 gradi. E la pizza rimane nel forno per 1 minuto, 1 minuto e 15. Maximumi pizzës është 1 minuto, 1 minuto e 15 sekonda. Mentre per fare una pizza di stile romano, allungata, alta e croccante, si cuoce la pizza in un forno a 270 gradi. Pizza, per bërë një pizza la romana e të lartë, bëhet pizza me, me 270 gradë. Per una prima cottura di per, 5 minuti. Me një pre-cottur me 5 minuta. E poi una seconda cottura di circa 3 minuti. Dhe një cottur të dytë me 3 minuta. Croccante di questa tipologia servono circa 3 minuti e mezzo, 4 minuti. Per i pizzi croccanti si può accedere 2-3 minuti e giusto in 4 minuti. Più alzi la temperatura, sa më tepër ngren temperatura, meno cuoce la pizza. Më pak gatuhet pizza, brumi. Quindi se fate una pizza da portare a casa, se bëni një pizzë që bën për ta çuar në shtëpi me këto pizzeritë vajza, që se bëni pizzat për të quar në përshpia, i miglior forno è un forno elettrico, furi më mirë si furë elektrik, e si, generalmente si lavora intorno ai 320-330 gradi. Furi mbahet 320-330 gradi. E prima di mettere la pizza nel cartone, e pas se të vesh pizzën ke cartoni, si lascia a respirare su una rete, questa, dopo la cottura si appoggia su una rete perché così esce il vapore da sotto e dopo 20 le... si mette nel cartone. Passa da bene che cartoni, pizzas, e vendos një herë këtu për 20 sekonda, kështu që i del ajri, edhe pastaj vjen ke ke kartoni, kështu që nuk bëhet lesa, nuk bëhet e zier pizza. Il mio obiettivo adesso è di darmi una pizza croccante. Obiettivi im sot është të jap një serat, të jap një pizzë krokante. Partiamo per favore.
Sono assistente perfetto io. Number one. Che spettacolo! Scusami, questa pizza l'ha fatta lei? Ha questa passione per stendere anche le pizze oltre che le palle. Ma quel culo? Esatto, no, no. Bocca, bravo, sì, bocca è un'arte anche questa. Bocca d'oro. Se lej pice, i ven qmimi që do në pice, sepse se ka ku ta bëj krasimi një person. E kupton? Unë këtë pizzerie ime, restoranti ime në Itali, bëj vetëm 5 pizza klasike, gjitha të jetë e ndryshë. Su që i ven qmimi që du vetë. Së gjamula. Ca? Këtë? 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 Tano? No, lei che è chiusa, ne sa che a posto tiene... Sì, ecco. Perché non c'è ossigeno. Vabbè, però, per usandoli non c'è troppo fare. Sì, lo so. Però se lo usiamo già pomeriggio... Ma non fai in tempo a raffreddarsi di un'eccezione. Tani? Bando di macarantiere o poi cambio? Delicata. Bene, se sono, io sono del controllo qualità. Molto felice, hai controllato la qualità della tua. Ah? Si duca. Può, amore? Io, com'è? Buona. Delicata. Buona. E sembra di essere un bosco con i funghi, perché non è troppo forte e si sentono tutti i funghi. La panna non si sente. Il tartufo l'hai usato perfetto perché sennò... Sennò è devastante, non senti altro. Tu hai visto con un mezzo cucchiaino ho fatto due pizze. 330 gradi per 4 minuti. La pasta ho usato preciso, io l'ho fatta qua la pasta, con questa ricetta. Se vi piace, questa è la ricetta. Questa ricetta è modio. Così crocante? No, crocante sì, però ho mangiato sempre con salsa. È diverso, è un'altra cosa. Una cosa speciale. Sì, grazie. Mi fa piacere. Anche perché abbiamo usato, il food cost di questa pizza è molto basso. Costa e pizza, se pizza, assumi quello. Perché non c'è grande quantità, ma ci sono ingredienti messi bene. Un prodotto che hanno vanno mirë, non ti spendara. Ed è una pizza che mangi tutta intera con grande piacere. Originariamente questa pizza aveva anche dei boccioli di prosciutto crudo. E chi si vende prosciutto crudo, poi non c'è un'eccezione ancora un po' per crepurlo. Io normalmente prendo una fetta di prosciutto crudo, la divido a metà e poi la tengo con le tre dita, la giro sotto e faccio il bocciolo. Il prosciutto crudo è un fumo? Un fumo. Fine cottura. E ci sta molto bene. Ok, voglio dire che chiudiamo con un risotto, sempre sul tema, sempre tema funghi e tartufo. Basta. Ah, già detto basta. Come vogliamo fare? Se no io mi fermo anch'io. Facciamo un po' di domande e risposte. Allora non facciamo. Guarda, aspettiamo. Allora io vi dico solo una cosa che mi interessa dirvi. Siccome hanno chiesto il prosciutto crudo quando lo metto? Alla fine. Allora, dico per tutti. Prosciutto, prosciutti, c'è dove insaccatemela, provvedi per salaminos. Allora. Scusa. Quando il salume è di alta qualità... Col prosciutto, se salame di alta qualità, di l'arte. Il mio pensiero è mettiamolo dopo la cottura. Ideja ime është vetë masë është pjekur pizza. È chiaro che la salsiccia, quella fresca, salsiccia è fresca,
deve essere cotta. È piecolo. Allora, se la cottura nel forno dura più di 3 minuti e mezzo... Cioè, se la cottura nel forno 3 minuti giusti che ho pizza... Allora io posso mettere la salsiccia cruda sulla pizza prima della cottura. Non vem salsiccia crudo che è pizza da fuso in forno. Ma se la vostra pizza è molto sottile e la pizza cuoce in meno di 3 minuti... Cioè, se pizza io ci bono io, sume hall, picchet me pak se 3 minuti... La salsiccia deve essere cotta a parte e mezza cotta sulla salsiccia pizza. Salsiccia è tutta pizza in anas, da passati a veni brand. Ok. Prego. Noi pytjen e gjon e sqarim për brumrat, për çam pytjes mund të kenë ti shfrytëzojmë sa edhe te ky brumë tash sa mund të rezultet të shohim aty fytoi ferë shumë që bën brumë kaçi sa për sa ky që e bën me napoletanën 3 ditë deri në 4 ditë me 2 gradë e gjys kurse i bër me blun deri në 5 ditë. Tre, katër ditë. Si që bëm në sot, në atë ditë, është e mirë ta përdojmë mas 24 orësh, okay, edhe duron dhe 3 ditë të tjera. Kurse kërë e bëm me blun, është më i fortë. është më i fortë, ka më tepër rezistencë. Okay, se kjo e ka 300 dopja vun, kjo e ka 300 dopja vun, kjo e ka 330. është më i shtrenjtë. Po. Po, është cilësi më e lartë. Thon? Pak, besoj se është kjo pjesa që rrin më shumë, cilësia është më e lartë. Shumë, është më e lartë dhe bën atë që bën maturimin e picës dhe nuk bën vetëm lievitacionin. Po, dhe me këtë bën një produkt shumë mirë. Këtë që ke përdorur për pasta, ta shikim edhe një tjetër, që është rimacinata bëhet dhe me është një produkt tjetër që është rimacinata di semola dura e madhe, e trash. Produkt i ri. Po. A si ta bësh? Jo. Ja, ta bëjmë i top. Chef, scusami, no, Nicola, vuole vedere come si fa una pallina. No, facciamo di più di una. Facciamo, ta tregoj direkt se si bëhet. I metto là però. Vedete ti se c'è ka miellin aty. Po të vini gjithë atje e shifin. Se kam pas pikën më dobët, se qa bëmë, nuk e mblidhja mirë dhe jo bënë të që hapte në gjiste brumi me brumi në dhe... Po, du të vesh më pak topa në ke tava. Du të vesh për shumë 8 topa vendej për tava. Vedete kërë olje për me shumë prima shërë e kërë Shef që vaj që i vunë i shpare, duhet vetëm për këte gjëme. Allora, che pesce? Hai la bilancia o no? Ti serve? Sì, vabbè. Guarda, ma è pesante, ma... Non faccio grande. Lo vuoi? Dammi la bilancia. 2,50. Tommy, hai visto? Questo è 2,60. E 5-10, topin. Po 260, 270. Del më i madh. Përse 270 gjithmonë do kam përdorur më. Po ti ke përdorur se ke pas përdorur miell Tirana ose në miell normal? Miell prima, miell. Okej, okay, me këtë nuk ka nevojë sepse do të fryhet më tepër dhe merr më tepër ujë. Mm-hmm. Prandaj ne këshillon përdorim miellin ton sepse jep më tepër, nëse me miellin primo ti bëshe
vim 100 topa, me paktën me tonë do bësh 105-106. Okej? Okay? Kështu që nuk ai problemi i çmimit justifikohet ke pica. Edhe për gustin dhe për cilësinë që ti jep gjithmonë, po tjetër. Allora, io vi faccio vedere questo intanto. Ti provo a bere queste brume, si sa fanno sot. Duke pas për te për ui, ka akoma më frizz. Diciamo, facciamo vedere intanto queste, poi se le vogliono provare anche loro le teniamo qua. Normale per io faccio questo lavoro qua. Per të bërë topat. Ma no, ma fai vedere come la devo rotolare. Il movimento è questo, guardate. È lento, non è facile da fare, provate. Spingo e giro di 90 gradi. Spingo e giro di 90 gradi. Lo faccio più velocemente. Vedete, ma il movimento è precisamente questo. Poi per chiudere la parte sotto faccio questo lavoro qua. E te esci a posto. Tac, e ho brutto di me. Bene, no, te faccio uno io. Faccio. Io ho provato, ma non mi viene come lui. Ehi, niente è impossibile. No, lo fa. Guardate, la pasta è bella. La pasta è bella, quindi si può fare un bel risultato. Guardate che bella pallina che ho fatto. Perché tu l'hai già fatto. Io ho problemi a stenderla. Ah, ok. 2,47. 2,44 va bene? 2,50. Questa è una bilancia bella, però se la poggi qui ti cambia. Sì, perché è allontana. No, ti togli cambia la misura. Vai in linea. Ah, ok. Questo è quello che ho fatto prima. Io posso usare anche un bastoncino per fare la teglia? Vai, la ragazza vuole provare certo. A fare una pallina. Certo. Certo, quello che ti ho detto io, certo. La pallina che fa la ragazza. Anche perché non vedo sempre le ragazze con le palline in mano. Stongo è donna. Quando la mano è piccola, eccola. Lei ha una mano, posso spiegare? Sì. Lei ha una mano piccola, ecco, lo fa. Ti che donne... Ti do una vogue, però non cosa è una cosa strana. Come di duro. Faccio una pallina con la spatola. No. Bene, così va bene. Sum regol. Bella. Faccio una pallina con la spatola. Questo non è un fumpatente. Guardate, Sum regol. Vai, guarda con la... Scive me a te, spatola. Non ho usato la mano, ho usato una spatola. Metti questo. Sembra facile. Dunque la spatola non è facile. Poi vabbè, si possono fare in tanti altri modi, perché si può lavorare in estrusione. Questa è la pallina. Ci sono tanti modi. Io faccio vedere le cose semplici. Però insomma... Ma quello che... Fai un'altra volta con la spatola. Vi faccio vedere una cosa. È molto importante questo, guardate. Lei ha fatto questa pallina. Adesso vi faccio vedere la differenza tra la sua pallina e una pallina fatta col mio sistema, che è questo, guardate. La fai rullare. No, vi faccio vedere. La liscia, quando è liscia la sua. No, non è liscia. Vieni qua. Attenti, vieni qua, dammi il dito. Guardate, Guardate. Shift differenza. Sa aspet che è sì per chiò. Guardate l'altra come è rimasto il buco. Vuol dire che questa, guarda, non c'è più segno. Sì. Sono andato fino in fondo. Sì. Vuol dire che questa è più tirata. Chiò se te hai un tepper, questa chiò se te hai un pack. Quando si fa la pallina, bisogna riuscire a sentire con le mani che la pelle fuori è tirata.
Quando la pelle fuori è tirata, basta. Kur kura sipër se e tërhequr. Perché? Se la tiro troppo, guardate cosa succede, ve lo faccio vedere. Io continuo a tirarla, guardate. Sì. Guardate. Ok. Scoppia. Pallina, non la usi più. Ce la puoi usare come pasta acida per impasti, per fare. Però queste sono palline rovinate, tutte e due. Quindi se esageri diventa arrivare a tirarla e fermarti lì. Duta ta bësh, derisa mos griset, më se në momentin që griset, që bëhet kjo, pjesa këtu kjo nuk bën mos si top në af. Te mund ta përdorësh për buk ose për diçka tjetër se si è chiaro che lavorare si top più veloce. Però c'è ci vuole esperienza, figa. Già con una non ci riuscirei. Io in forno senza guardare, se vuoi, riesco a stendere la pizza se oggi ha bendato. 35 però, anni. Quello si chiama a fare il come si chiama? Il bufone. Il gorone. Oh, dai. Però posso dire una cosa, c'è anche 34 anni di esperienza. Che voglio dire? Di sì. Ok? Beh, però ecco, quello che notavo, che non hai bisogno di tanto lavoro, cioè un minuto fai la panina. No, che differenza è shumë e madhe. Io faccio, riesco a fare la pulizia della macchina. Cioè se io ho lo spazio... Quando c'è l'impasto che bën tënde, me te, dhe ta ke shumë të thjeshtë. No, faccio un filo e largo. Dhe dhe bët, dhe të fujet më tepër, bën dhe gjulloj, bën dhe integrali, bën pak në filo, jep një, bën një kile ose dy kile, dhe i bën një që njëzë mund zjedhin. Allora, mi sono detto me brum integrale, poi me brum integrale 1400. Detto è mai, se tu a te ci tu ti niente se ci non mangi dieta, ci non gira, per dove brum integrale. Su ci è più zilli. Bën dyshe në tjerë punë e pizzës, se ti e merë që e merë mozzarella, nuk e merë gjatë, si e merë kështë. Po, a shu e kime dhe me, a shu e morëm. Una sera mi hanno chiamato a fare una serata in un convento di frati. Un amico mi ha chiamato a fare una serata in un convento di frati. All'inizio mi aveva detto, beh, ci saranno 150-200 persone. Permetto. Allora, in una sera ho iniziato a fare... Ero solo sì, ve il menù. Crema di che, me gira per tutte le tonne che ho lui questo che ho portato, le tonne, tonne me cep, cep me tonne, vente che creme me ti posto, e rapici, un tonne, che me lo pongo, vai lì o se c'è olive e taggiasche me, no? Velocità, le carzù, po carzù 20 gram su, 20 gram ulis, edhe qik tonë asë gjo. Kështu që çmimi dhe shumë më ndryshe. Në këtë kam qefë që njërë dhe. Unë kështu, unë kam dy restorante vetë në Itali. E donë dhe ne bashkunojmë gjithmonë bashkë dhe bëjmë vetëm këto lloj gjërash. Vetëm 5 pizza bëjmë me salcë, në gjithë atë e bëjmë pa salcë. Qualche volta usato, ho fatto una pala con un cartone. Però insomma cerchiamo di far vedere professionalità, igiene. Sai, fare girare la pizza nell'aria a livello igienico non è una bella cosa. Io preferisco molto vedere stendere la pizza sul tavolo e un po' in aria. Ma senza farla volare, perché quando la fai volare l'ambiente. Po faccio dove c'è, ti mjafton che l'emo commerciale sia muro, no? Jam i lëmës. E un pronari. Mjafton ti të na bësh pyetje, unë të kthej përgjigje. Ok, po çfarë do të gjë brumin, ricetat? Çfarë do të gjë ti të kesh nevojë ne jemi. Ok. Po ti kërpur do të thotë gjithë tu në gjithë këtu në Durrës punoj me shampinjon, vetëm me shampinjon. Po i dhe diçka. Unë kam Ervis Beqi, kam restantim e ka Neps. Jezë, do me, a mund qove është ato. Pasta kemi 5 stagioni, mund t'yshke sitis 5 stagioni, shkru që e klient 5 stagioni, lë më komercial, dhe t'ja dalin gjitha gjerë. Ok? Dalla parte sotto la schiacci fuori. Come si fa la mozzatura? Questa si chiama mozzatura da casaro. Quindi come si fa? Ok. Chef, volevano fare una foto e... Sì, calone che ti dico. Chef, anche te, venite. Voglio fare la foto. Sì, adesso lo faccio.
E ta bëjmë, ta bëjmë. Po bëj si arrosh. Apo jo? Po, po, po.